Vi ringrazio per essere qui, ringrazio lo zoo che ci ospita e ci permette di realizzare questo evento. Ringrazio il professor Mattei che è qui, non solo per la sua presenza oggi, ma per tutto l'impegno che dedica appunto al tema dei beni comuni. A titolo personale, a titolo di chiunque, è vicino al mondo dei beni comuni qui in Sicilia, ringrazio Giusy Clark Vanadia, che senza la quale la Sicilia non avrebbe i risultati che ha ottenuto e che ottiene. Primo fra tutti, per esempio, se è la prima regione in Sicilia come numero di firme raccolte per la LIP Rodotà. E comunque poi ve ne parlerà lei stessa. Adesso mi presento. Sono Andrea Russo, dottore in giurisprudenza. Con un po' d'orgoglio vi dico che il professore Mattei è stato relatore della mia tesi di laurea, no di laurea, ma era la mia, che dal titolo Aspetti civilistici della vertenza Numus, nella quale ho analizzato il tema dei beni comuni, li ho approfonditi e me ne sono innamorato. Sono il presidente del comitato Rodotà di Caltagirone, fondato con Luigi Alì, che è lì in alto. Membro della consulta regionale e della segreteria nazionale del Comitato Rodotà. Allora, i beni comuni sono entrati, diciamo, nella concezione giuridica in Italia il 14 giugno del 2007, quando un decreto del Ministero della Giustizia istituì la Commissione Rodotà, formata da giuristi eccelsi, primo fra tutti Stefano Rodotà che la presiedeva, il professor Ugo Mattei con il ruolo di vicepresidente. Questa commissione aveva il compito di modificare il codice civile affinché, soprattutto la parte riguardante i beni, affinché venisse introdotta questa, cioè l'idea della commissione era quella dell'introduzione di questa nuova categoria dei beni comuni e serviva quindi per adeguare il codice civile ai cambiamenti tecnologici e sociali che ovviamente erano intercorsi dalla creazione del codice civile nel 1942 ai giorni d'oggi. La commissione quindi iniziò i propri lavori, il proprio lavoro di modifica, che però purtroppo si arenò a causa della caduta del governo allora in carica. Il tema dei beni comuni non è stato fortemente affrontato in Italia, almeno fino alla consultazione referendaria del giugno 2011, quando ci fu il referendum famoso per il cosiddetto referendum sull'acqua pubblica, i quattro sì, che appunto prevedevano l'abrogazione delle remunerazioni in tema di capitale investito in campo idrico. È l'abrogazione di una legge che imponeva la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Da allora, sebbene il risultato del referendum sia stato schiacciante, da allora però è stato fatto poco, almeno fino a quando il 30 novembre del 2018 è stato istituito il Comitato Rodotà, che aveva la finalità di presentare una proposta di legge ad iniziativa popolare che riprendeva lo stesso testo della legge redatta dalla Commissione Rodotà. Quindi a dicembre del 2018 venne presentata in Cassazione il testo di legge che ha dato l'ok affinché potessero raccogliersi le 50.000 firme necessarie per appunto presentare la proposta in Parlamento, cosa che avvenne esattamente un anno dopo, a dicembre del 2019. La teoria dei beni comuni nasce principalmente per tre ragioni, per tre priorità culturali, che sono innanzitutto bloccare le privatizzazioni che saccheggiano un patrimonio che si accumula da decenni, che si accumula nel tempo. Infatti, i beni comuni non devono essere visti come dei beni a disposizione dei governi in carica che possono decidere se dismetterli o meno soltanto per finalizzare delle spese correnti. Anche perché, come dice la mia ragazza, i beni comuni sopravvivono all'uomo, quindi è qualcosa che va oltre. In più, la teoria dei beni comuni si è resa necessaria per rispondere
all'emergenza ecologica globale sempre più evidente, e per dimostrare che un tipo di appartenenza comune, appartenenza diffusa, un tipo di proprietà diffusa, è sicuramente più apprezzabile rispetto alla proprietà individualista, pubblica o privata che sia. E in più anche più efficiente da un punto di vista economico. Ma cosa sono i beni comuni? I beni comuni, utilizzando la definizione data dalla Commissione Eurodata, sono cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona. Quindi, oltre i beni che possono essere quelli, per esempio, ambientali, come l'acqua, le foreste, i boschi, eccetera, con questa definizione, dato e considerato che non c'è un elenco, una tassonomia rigida dei beni comuni, è importante il contesto in cui essi divengano rilevanti. Quindi è importante il valore d'uso del bene e non il loro valore, non tanto il loro valore di scambio. Infatti, con questa concezione possiamo far rientrare all'interno della categoria dei beni comuni, per esempio, anche il lavoro, che sappiamo essere utile affinché il lavoratore possa avere accesso a un'esistenza libera e dignitosa, quindi affinché questi vengano garantiti i diritti sanciti in Costituzione. Oppure può essere un bene comune, può essere vista anche la piazza non intesa tanto come luogo fisico, ma come luogo di scambio interculturale e di arricchimento reciproco tra persone. E infine il concetto stesso di legalità. Perché la legalità appartiene a un popolo e il popolo rispetta quel concetto di legalità soltanto se vi si riconosce. Quindi c'è una stretta correlazione fra oggetto e soggetto all'interno della categoria dei beni comuni. Infatti noi non abbiamo un bene comune, ma in un certo senso siamo parte del bene comune. E in più un'altra peculiarità dei beni comuni è che essi, una volta alienati o distrutti, non esistono più. Perché, come dicevo all'inizio, sono frutto di accumulo decennali, di lungo tempo. Quindi, una volta distrutti, non è facile recuperarli. Comunque, dopo questo breve excursus storico di quelli che erano gli sviluppi in Italia dei beni comuni, lascio la parola a Giusy, che è la nostra referente regionale per la Sicilia, che vi renderà edotti su quello che è il comitato in Sicilia. Grazie. Buonasera, grazie a tutti per essere qui. Si sente? Perché non so se è un problema di mia pezza. Riesce ad abbassare? No, 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 è più basso. No, no, così è ancora peggio. No, no, no. Ah, bravissimo, bravissimo, grazie. Allora, ringrazio tutti, sono molto felice di questa platea così numerosa. Ringrazio ovviamente il professore Mattei che in questo suo giro siciliano conclude qui a Catania la sua presenza, una presenza importantissima e significativa di cui poi vi parlerà lui. Ci sono state delle giornate molto importanti a Messina. Ringrazio anche di cuore il centro zoo che ci ospita con grande entusiasmo. Il mio compito è quello di illustrarvi, spero di riuscire a farlo nella maniera più breve possibile, quello che è stato il percorso del Comitato Rodotà in Sicilia e quello che abbiamo fatto subito dopo il deposito delle firme a fine del 2019. Lo scopo del Comitato Rodotà non si è esaurito con quel deposito delle firme, che è pur stato un grande successo perché ha aperto un grande dibattito nel paese, visto che sono stati presentati altri tre disegni di legge più o meno sullo stesso tema.
Io in Sicilia abbiamo lavorato, diciamo, su due fronti. Uno, quello interno del comitato, nel tentativo di esistere e di creare dei comitati in ogni provincia, e l'altro verso l'esterno, di apertura e collaborazione verso le associazioni. E partirò da questo secondo punto. Abbiamo durante questo, da quando esiste il Comitato Rodotà, abbiamo collaborato con tante associazioni, tantissime, alcune delle quali sono presenti questa sera qui, per esempio Rifiuti Zero Sicilia, decontaminazione doveva esserci, e abbiamo anche un rappresentante del CINGEI, che è un'associazione di scout, e che è Andrea Russo. Allora, come abbiamo lavorato con queste associazioni? Abbiamo noi un altro ente molto importante, non solo il comitato, si tratta della società di mutuo soccorso ad azionariato popolare, che è un ente che è stato creato a marzo del 2019 e che ci dà le linee operative, gli obiettivi di come lavorare sul territorio. Noi chiamiamo questo ente, per abbreviare, Società Delfino, a partire dal suo logo. Quello che si propone la Società Delfino è quello di lavorare con tutte quelle persone che abbiamo incontrato e tutte le altre che si avvicineranno a noi e che hanno a cuore, che hanno come obiettivo la cura, la protezione e la rigenerazione dei beni comuni. E quindi noi partiamo da questo. Per lavorare, per impegnarci con delle associazioni, non pensiamo che necessariamente noi dobbiamo condividere tutto. È possibile che noi appunto collaboriamo solo su determinati obiettivi, poiché la visione che abbiamo è una visione molto ampia, a lungo termine, ed è proprio la visione dei beni comuni che deve essere la stessa, la cifra anche di una nuova visione politica e di una nuova azione politica. E questo è stato anche il senso dell'evento straordinario di Messina, in cui per la prima volta si è fatto un'assemblea nazionale con una ventina di altre associazioni che, pur provenendo da esperienze diversissime, si sono ritrovate insieme proprio su questo punto. Dunque, noi abbiamo diciamo l'obiettivo della trasformazione sociale, la trasformazione sociale attraverso il diritto. Anche questo è un punto che che svilupperà meglio il professore. E stiamo cercando quindi di riprodurre in Sicilia questo modello di rete delle reti, che è nato praticamente a Messina a livello nazionale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo all'interno del comitato, abbiamo anche avuto l'obiettivo, secondo le linee guida del nostro nazionali, abbiamo anche l'obiettivo di costituire dei comitati, uno per ogni provincia della Sicilia. Abbiamo anche approvato due regolamenti, uno per i comitati provinciali e interprovinciali, ed uno per la consulta. E la consulta regionale, che già in pratica è stata costituita e che si riunisce bisettimanalmente, le cui riunioni sono aperte a tutti e della quale tutti coloro che sono nella nostra mailing list ricevono puntualmente le mail.
Quindi noi questa sera, per esempio, alla presenza del professore Mattei, dichiariamo costituito il comitato provinciale di Catania, del quale fanno parte tutti coloro che hanno aderito al comitato Rodotà. Quindi chi ha aderito al comitato Rodotà automaticamente fa parte dei comitati provinciali. E quindi io rimando insieme ad Antonello, ad Andrea e agli altri ad una prossima riunione in cui delineeremo appunto le azioni da intraprendere come comitato provinciale. Quindi io lo dichiaro costituito da questa sera. Inoltre vi informo che è già stato costituito il comitato provinciale di Palermo il 7 settembre scorso e che a brevissimo verrà costituito anche quello di Messina, e speriamo di estenderci in tutte le province. E quindi io vorrei chiudere, perché ho parlato anche troppo, e voglio dare la parola al professore Mattei, del quale questa sera abbiamo qui alcuni volumi delle sue ultime due pubblicazioni. Queste sue pubblicazioni sono una, la dittatura dell'economia, che il professore ha scritto a partire dalla Laudato Si di Francesco, e quest'altro libricino che si chiama Beni Comuni, e che è praticamente dedicato a tutti noi, ossia a tutti gli attivisti del Comitato Rodotà e a tutti i sottoscrittori della LIP, della legge di iniziativa popolare. E quindi è un bel regalo che il professore ci ha fatto. Io brevemente sono sempre molto emozionata quando devo presentare il professore, perché non so cosa sapete voi del professore Mattei, però è un accademico di fama mondiale, il quale ha nella sua esperienza giuridica ha attraversato tutte le università più prestigiose del mondo, da Cambridge a Londra, e non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. Il professore è autore di una lista di volumi che è assolutamente impossibile sintetizzare, che però hanno spesso una caratteristica dell'interdisciplinarità, tant'è che ieri ha partecipato a un convegno su Frigiol Capra, un fisico di fama mondiale, con il quale lui ha scritto uno dei suoi libri, almeno che io apprezzo di più, che è Ecologia del diritto. Inoltre ci tengo a dire che il professore è stato il consulente legale del movimento NOTAV, è stato il consulente legale dell'occupazione del Teatro Valle, è stato presidente dell'acquedotto ABC di Napoli, nonché l'autore, questo lo sanno tutti, dei quattro quesiti referendari del referendum dell'acqua pubblica. Per me è qualcosa di più, perché è un visionario, infatti è una persona che non si scoraggia di fronte alle sfide più incredibili, e magari ne parlerà lui a proposito della famosa causa di Prossasco sul principio di precauzione, di cui c'è stata una sentenza recentemente. Quindi grazie professore Mattei, a lei la parola, e dopodiché apriremo il dibattito. Bene, grazie. Allora aspetta, insomma, alzo un po', funziona, sì, ok. Grazie Andrea, grazie Giusy, grazie a tutti per essere intervenuti così numerosi questa sera. È una delle tante giornate, tanti eventi, tanti momenti che stiamo cercando di mettere in piedi un po' dappertutto nel paese per dare, come dire, delle gambe anche politiche a quello che è il Comitato Rodotà.
delle gambe anche politiche, che non si intendono naturalmente delle gambe per partecipare alla politica della rappresentanza, si è detto chiaro, ma delle gambe politiche nel senso di inventare un sistema nuovo, diverso, di partecipare alle scelte politiche di questo paese, non soltanto di questo paese, in una fase storica drammatica e complicata come la presente. Noi ci siamo abituati a tantissime cose, ci siamo, come dire, rassegnati a tantissime cose. Piano piano le trasformazioni sociali di questi 30 anni di politiche neoliberali ci hanno resi sempre più pazienti e sempre più rassegnati. Ci siamo rassegnati al fatto che, per esempio, il popolo italiano faccia un referendum sull'acqua per dichiararla un bene comune e poi successivamente non succede assolutamente niente. L'unico luogo d'Italia che prova a costruire, immaginare delle istituzioni per gestire l'acqua come bene comune sia stato Napoli, sia stata la città di Napoli, e successivamente ci siano state atteggiamenti totalmente aggressivi da parte delle autorità pubbliche, anche giurisdizionali, contro quell'esperienza. Ci siamo rassegnati quindi a che l'acqua si continua a essere considerata una merce, al punto che proprio in questi giorni si sta parlando della massiccia introduzione di future sull'acqua a Wall Street, che saranno presto o prestissimo presentati, il che significa che si sta scommettendo già sulla sete nel mondo di qui a a 5-10 anni, ok? Quindi sostanzialmente ci sono persone che in questo momento stanno scommettendo sul fatto che, essendo noi moltissimi ed essendoci risorse idriche sempre più limitate, ci sarà grande sete, e naturalmente quando si ha sete si investe qualsiasi cifra per poter bere. Ci sono paesi come l'Australia che già sono in una situazione di questo tipo, ce ne sono molti altri nei quali la siccità e la sete si fa sentire drammaticamente. Noi in Italia siamo relativamente fortunati, ma qui in Sicilia sapete perfettamente che ci sono aree intere del territorio nell'ambito delle quali non è scontato che aprendo il rubinetto esca l'acqua. Questo poi dopo è la cosa. Ci siamo anche abituati a tante altre cose, ci siamo abituati ad atteggiamenti autoritari del potere, ci siamo abituati a leggi scritte molto male, ci siamo abituati al fatto che le leggi sulle banche le fanno i banchieri, quelle sull'assicurazione le fanno gli assicuratori, ci siamo abituati al fatto che gran parte della produzione di cibo è portata avanti attraverso dei procedimenti che sono molto deleteri, che utilizzano pesticidi terribili, e che sostanzialmente quei coltivatori che non vogliono utilizzare i pesticidi sono in realtà in grave difficoltà, considerati in torto se quegli altri vicino usano i pesticidi e loro provano a farli smettere, no? Quindi ci stiamo abituando a continui abusi del modello capitalistico che si sta in qualche modo, sta raggiungendo davvero una fase terminale della sua espansione, fase terminale che tuttavia coincide con trasformazioni che sono estremamente preoccupanti. Perché fase terminale? Certo, il capitalismo sta bene, se guardiamo come sta il capitalismo dal punto di vista di come stanno i capitalisti, non c'è dubbio che i capitalisti stanno benissimo. Jeff Bezos ha guadagnato una quarantina di miliardi soltanto nei mesi della pandemia, perché si è spostato sostanzialmente, l'attività economica si è spostata massicciamente in rete. Nel momento in cui un'attività si sposta in rete succede una cosa molto semplice: prima di tutto, che in assoluto la cosa che succede immediatamente è che scattano meccanismi di controllo che rendono molto limitati gli spazi di libertà e gli spazi di autonomia di ciascuno di noi. Scattano meccanismi anche molto sofisticati, che non sono per niente casuali, sui quali lavorano da decenni i principali dipartimenti di marketing e di scienze cognitive delle principali atenei del mondo, che semplicemente con i dati che vengono collezionati costruiscono dei modelli sofisticatissimi che determinano i nostri comportamenti pubblici e ci rendono sempre meno capaci di pensare in modo diverso. Ci siamo anche abituati, e questo secondo me è una cosa particolarmente grave che io soffro davvero, al pensiero unico sempre di più.
quel pensiero unico che era diventato, a partire dagli anni 90, dagli anni 90 in avanti, era diventato pensiero unico economico e che ha portato diritti alla crisi del 2007-2008, che è stato il primo momento nel quale la crisi finanziaria si è manifestata, una crisi molto lunga, è stato poi messo successivamente alla crisi in discussione. Il pensiero dei beni comuni è stato uno degli elementi che successivamente alla crisi del 2008 si sono articolati tanto in una teoria quanto in pratiche che sono e che costituiscono possibili alternative al modo di fare le cose solito, no? Al business as usual. Si è sviluppato sicuramente moltissimo negli anni immediatamente successivi, ma come sapete bene i rapporti di forza rimangono quelli. Ma quando il pensiero unico ha smesso di essere pensiero unico finanziario, oggi è diventato pensiero unico sanitario. E guardate che la cosa è molto preoccupante al di là di tutto. Non tanto per i contenuti, non voglio discutere di questo, quanto per il fatto che rinascono in modo virulento nuove forme di oscurantismo, nuovi tabù, nuove polarizzazioni, nuovi modi di guardarci l'un l'altro in modo sospettoso, nuovi processi di distanziamento sociale sempre più capaci di limitare le nostre capacità di essere comunità, perché si è comunità sotto molti profili, anche perché si partecipa di una determinata esperienza insieme, e invece purtroppo oggi si hanno delle scelte che vengono fatte in modo anche spesso molto arbitrario, visibilmente arbitrario, che non possono essere contestate, perché se le si contestano, se quindi si aprono dei dubbi anche teorici importanti, si viene tacciati, che so io, di oscurantismo, di negazionismo e viceversa, no? Quindi siamo in una fase molto brutta dal punto di vista di quella che è il nostro modo di stare insieme. Una fase molto brutta che scoraggia la partecipazione. Cioè, se tu provi a ragionare in modo pacato e serio su quello che sta intorno a te e ne ricavi soltanto degli atteggiamenti ingiuriosi, delle forme di ostracismo, anche delle questioni gravi dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, pensate all'uso che viene fatto ormai in modo proprio completamente sdoganato dell'utilizzo del diritto per scoraggiare le persone alla partecipazione politica. Questo lo vediamo in tanti luoghi, non c'è una manifestazione del pensiero politico che o una protesta un po' importante sistematicamente portata avanti dal Nomuos al Notav alle tantissime proteste che sono in giro per il paese che non creino dei guai molto seri per coloro che vi partecipano, e questi guai sono normalmente sotto forma o di sanzioni penali o di sanzioni civili molto gravi, sanzioni amministrative e altre cose di questo genere. Come metti la testa fuori, come provi a costruire qualcosa di alternativo rispetto al flusso dominante della trasformazione di questa fase, ricevi delle grandi mazzate sulla testa. E siccome ricevere delle grandi mazzate sulla testa non è una cosa particolarmente gradevole, le persone tendono sostanzialmente a ritrarsi. E quando le persone si ritraggono, quindi quando rinunciano a discutere in modo pacato e razionale relativamente, per esempio, a certe ordinanze che vengono portate avanti, o quando rinunciano a battersi per portare avanti dei diritti importanti, o per esempio perché vogliono sapere, qui è stato parlato della causa di Frossasco, quello è un esempio che diremo fra poco, vogliono sapere quali sono gli effetti dell'elettromagnetismo sulle persone. Noi, quando chiedi alcune cose e quando le vuoi sapere, ne ricavi una serie di conseguenze molto negative. E l'esito è la rassegnazione. Dice, vabbè, non chiedo più, tanto non mi dicono la verità, mentono tutti, c'è un livello di menzogna pubblica imbarazzante, c'è un discorso mediatico nazionale che fa impressione, nel senso che chiunque abbia un po' di buon senso, la televisione dovrebbe spegnerla e non accenderla mai più. Il livello di imbonimento generale dal punto di vista politico è spaventoso. Ci sono delle tecniche che sono studiate e strastudiate nei dipartimenti di comunicazione per scegliere le persone più adatte per dimostrare qualche cosa, quindi per esempio anche l'oppositore viene scelto col lumicino per dare certi segnali. Se tu inviti un imbecille in televisione a sostenere una posizione magari giusta, magari critica,
ma questo qui si presenta in un determinato modo, ecco che tutti pensano che la posizione che sta sostenendo, giusto o critica che sia, è per forza una posizione di imbecilli. Se tu inviti, ma questo viene fatto regolarmente, quando, non voglio fare nomi di nessun tipo perché non guardo la televisione, ma quando si è cercato, si continua a cercare di mettere in cattiva luce, per esempio, il mondo islamico, che cosa fai? Inviti degli esperti cosiddetti di qualunque cosa provenienti da quei paesi e normalmente scegli degli idioti, per modo che tutti dicano: ah, ma sono tutti così, perché poi le persone sostanzialmente funzionano in questo modo, cioè abbiamo delle reazioni che sono quasi pavloviane rispetto al tubo catodico. Non è che la televisione faccia pensare, davanti alla televisione si hanno delle reazioni di tipo pavloviano, cioè si reagisce in modo spontaneo, e questo è esattamente quello di cui il sistema ha bisogno per avere una cittadinanza che non è più cittadinanza, ma che è aggregato di consumatori, no? Perché questo è uno dei grandi passaggi della fase del nostro capitalismo, no? dal cittadino, cioè colui che partecipa alla discussione politica con impegno, anche affrontando delle situazioni difficili, quindi militando, come fa Giusi per esempio, ecco, da cittadino si diventa consumatore. Cioè, a un certo punto dici: ma io, guarda, cittadino non lo faccio più, e cosa faccio? Ma sai cosa? Vado a farmi una crociera, piuttosto che invece di sbattermi a organizzare una serata come questa, vado su Netflix e mi guardo un film, no? Diventi consumatore. Il problema è che dopo che sei diventato consumatore, nell'attuale fase abbiamo anche avuto un altro passaggio, che è il passaggio che stiamo vivendo adesso, che il consumatore diventa egli stesso la merce, no? Col passaggio dal capitalismo materiale al capitalismo cognitivo, il consumatore, che già aveva abbassato le difese immunitarie rispetto agli abusi del capitale, e quindi agli abusi del potere fondamentalmente, non è più pronto a guardarsi intorno e quindi può molto agevolmente diventare a questo punto direttamente la merce, no? Il famoso prodotto del capitalismo predittivo. Quindi queste fasi sono davanti a noi e sono molto molto forti. Perché? Perché sono sostenute da soggettività, la soggettività potentissima. Allora, di fronte a tutto questo, che cosa si può fare? La politica rappresentativa è sostanzialmente impotente. Io mi occupo da molti anni di diritto e devo dire che non credo di aver mai visto in vita mia una legge del nostro passato nella materia di cui mi occupo, che sono il diritto privato, quindi che va, diciamo, dal diritto commerciale al diritto civile, al diritto privato. Io non ho mai visto una legge che sia fatta nell'interesse generale, non nell'interesse di un soggetto organizzato che l'ha sostenuta. Mai ne ho vista una. Non c'è una legge che sia una che non sia atta a promuovere interessi paganti rispetto a interessi non paganti. E siccome gli interessi paganti normalmente se ne infischiano di cose come la salute, l'ambiente, le generazioni future, noi ci troviamo costantemente in mezzo a questa dinamica e non impariamo nulla, perché una delle grandi strategie di trasformazione del cittadino in consumatore è toglierci la memoria storica. Per cui non ci ricordiamo più che quando l'Eternit era spinto per l'edilizia a Casale Monferrato ed altrove 50 anni fa, c'erano fior di medici che dichiaravano che l'Eternit era sicurissimo, e poi c'è stata l'epidemia di mesotelioma pleurico. Ci siamo dimenticati, non ci ricordiamo più delle pubblicità "i medici fumano la Camel", che erano le pubblicità delle sigarette in cui c'era l'associazione dei medici pneumologi americani che dicevano che le Camel facevano bene, e poi abbiamo avuto il disastro dei cancri prodotti dal fumo. Non ci ricordiamo più di quando per far togliere il piombo dalla benzina in questo paese, in Italia, abbiamo dovuto fare una lotta enorme, perché le grandi organizzazioni petrolifere facevano esattamente quello che si fa, cioè si dice: siccome ci guadagniamo dalla benzina col piombo dentro, perché mai dovremmo togliere il piombo dalla benzina? E ci volle Rodotà nei primi anni Ottanta a fare quella battaglia. Io stesso, che ero ragazzino, mi ricordo che bloccammo il traffico nelle città italiane per far capire alla gente che le macchine erano delle vere e proprie camere a gas in quel particolare momento.
Ma oggi succede la stessa cosa, cioè queste cose ce le dimentichiamo, non ce le ricordiamo più, sono già successe, ma di nuovo le narrazioni sono sempre le stesse, di nuovo i certificatori corrotti che arrivano da dinamiche di porte revolving doors, no? Di porte fra pubblico e privato, perché noi abbiamo queste grandi agenzie che certificano il fatto, per esempio, che l'elettromagnetismo non fa male. Quando noi sappiamo perfettamente che abbiamo avuto le prime decisioni, a Torino c'è stata una sentenza della Corte d'Appello poche settimane fa che stabilisce un legame, un nesso causale fra l'utilizzo del telefono cellulare e il cancro al cervello, cosa che era negata dalla maggior parte delle associazioni, diciamo, di medici che dicevano: ma guardate, no, in realtà il nesso non c'è, perché in fondo basta, non è proprio provato. E per vincere quella causa lì cosa hanno dovuto fare i legali? Hanno dovuto provare che esistevano delle connivenze fra organismi tipo l'ARPA, quelli che sono deputati al controllo della salute pubblica, e l'industria produttrice di telefonini. La stessa cosa che sta succedendo oggi relativa alla trasformazione, alla questione del 5G, che è un'altra questione impressionante, perché mette in campo l'intero apparato del potere come lo stiamo vivendo oggi. Chi dice qualche cosa, anche soltanto vuole saperne qualcosa di più di come verrà utilizzato, se verrà utilizzato, in che modo verrà utilizzata questa tecnologia e quali sono le conseguenze, quindi anche soltanto a chiedere, ti dicono: ma tu vuoi tornare al piccione viaggiatore? Come se oggi noi fossimo tutti coi piccioni viaggiatori, no? Nel senso, il fatto di sapere che certi cambiamenti tecnologici, per essere portati avanti, devono essere studiati molto per bene prima. E la sperimentazione non significa farlo e poi vedere cosa succede fra 30 anni. Quella non è sperimentazione, quello è usare gli umani come cavie, ed è una cosa differente. La sperimentazione significa che prima di mettere in commercio, sul mercato, un determinato prodotto farmaceutico o tecnologico, si devono fare degli studi per escludere, al di là di dubbi ragionevoli, il fatto che le conseguenze possano essere letali. Allora, tutto questo come lo si sconfigge? Certo, lo si può sconfiggere con degli atti di eroismo, no? Noi abbiamo questi bei film che ricordiamo, vi ricordate Erin Brockovich, famoso film che raccontava dell'avvocatessa americana che da sola aveva sconfitto l'industria inquinante, mi pare, dell'amianto all'epoca. Abbiamo queste possibilità qui, o abbiamo invece la possibilità di provare sistematicamente a costruire delle strutture istituzionali fondate sulla grande serietà e la grande competenza dei loro partecipanti, che introducano una iniezione di serietà e di decenza ai processi politici, cosa che non può più essere fatta nel processo della rappresentanza, perché il processo della rappresentanza oggi è invariabilmente corrotto dal rapporto di forza tra pubblico e privato, che è favorevole al privato e che quindi rende sostanzialmente impossibile eleggere una persona che non sia a libro paga di questi interessi forti paganti. Diventare presidente degli Stati Uniti costa ormai più di 1 miliardo, diventare senatore costa 50 milioni di euro, ma anche la politica nostra è così. Allora, questo è un punto molto importante: il rapporto fra denaro e potere economico e processi politici. Come lo si mette in discussione? Cioè, ma vi rendete conto che noi siamo nelle mani di gruppi di potere che sono pronti a fare qualunque tipo di operazione truffaldina sulle leggi elettorali per togliere alle persone la possibilità di sceglierli? E voi pensate che sia facile fermare una cosa di questo genere? Stiamo parlando di centinaia di persone che di mestiere studiano una sola cosa: come faccio a farmi rieleggere? È un mestiere, signori. Non bisogna mica essere dei dilettanti per fare quelle cose lì, per capire un sistema elettorale, per immaginare che cosa può succedere per poter confermare un certo esito indipendentemente dalla volontà politica del popolo. Ci vuole uno studio, ed è uno studio che non hai se non partecipi a quel gioco lì, e quindi gli unici che sanno fare queste cose sono quelli che le fanno, ossia i professionisti della rappresentanza. E allora noi dobbiamo cercare in qualche modo di cambiare, da questo punto di vista, il gioco, le regole del gioco.
dobbiamo cercare in qualche modo di capire, di far tesoro del fatto che soltanto attraverso un'organizzazione che colleghi fra loro le istanze legate a valori come l'ambiente, come la salute, come i diritti delle generazioni future, come la salvaguardia dei beni comuni rispetto al saccheggio, come la buona gestione del patrimonio pubblico, come l'autonomizzarsi rispetto ai ricatti prodotti dalle cancellerie internazionali. C'è questo genere di problemi, che sono problemi sul terreno. Noi abbiamo le basi nucleari della NATO, non ci facciamo mancare nulla in questo paese. Non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo una collezione di disastri, per cui soltanto a metterli a fuoco ci vuole il lavoro di una persona full time. Figuriamoci provare a opporsi. Questo perché strutturalmente il diritto funziona così. E allora noi del Comitato Rodotà, nel nostro piccolo, lavoriamo su un'intuizione fondamentale. L'intuizione è quella per cui il diritto è una bestia viva. Il diritto non sono soltanto le gazzette ufficiali o le cose che vengono scritte sui libri giuridici e sulle sentenze. Il diritto è un insieme, è un pezzo vivo della cultura di un paese, che cresce, nasce e si evolve nella misura in cui è capace di ricevere linfa vitale da parte delle persone. Il senso di giustizia, o il senso di ingiustizia più spesso, è quello che ci muove, ci deve muovere a capire che possiamo utilizzare degli strumenti di quel tipo per cambiare. Vi faccio l'esempio di Prosasco perché è stato nominato prima, è un esempio veramente interessante. Noi a un certo punto abbiamo, come Comitato Rodotà, abbiamo nello statuto della società Delfino, di cui Giuseppe vi sta parlando, cioè della cooperativa intergenerazionale, abbiamo sostanzialmente individuato 4 strategie di azione politica slegate dalla rappresentanza, ok? Quindi di non partecipare alle elezioni, ma di partecipare però alla politica con la P maiuscola, nell'interesse generale, nell'interesse della salvaguardia di quelle cose che vi dicevo prima. Al di là di quelle contrapposizioni, no, forti, destra-sinistra, alto-basso, che normalmente vengono utilizzati per dividere. Allora, quali sono le strategie? Una, naturalmente, sono quelle dell'azione politica della democrazia diretta. Noi ne abbiamo alcune nel nostro sistema, abbiamo i referendum, li abbiamo utilizzati, li dobbiamo utilizzare ancora. È difficilissimo utilizzare i referendum. Ci vogliono un mucchio di firme, ci vuole una capacità enorme di argomentare di fronte alle corti per farli ammettere. Le firme non vengono prese come normalmente si penserebbe potrebbero in questo mondo in cui online facciamo qualunque cosa. Affidiamo ormai alle piattaforme private online l'educazione dei nostri bambini, però le firme dei referendum online non si possono prendere, no? Per prendere le firme dei referendum bisogna andare coi banchettini, col notaio presente che firmi e che certifichi, e quando poi dopo le firme si sono prese bisogna ottenere il certificato elettorale di ciascun firmatario presso il suo comune, scrivere al comune e farselo mandare. Per averne una firma certificata ci metti un'ora di lavoro. Sono 500.000 firme che ci vogliono. Si fa in fretta il conto. 500.000 firme necessarie. In realtà ce ne vogliono 700.000 per essere sicuri, perché almeno 200.000 le perdi. Sono 700.000 ore di lavoro. 700.000 ore di lavoro. 700.000 ore di rappresentanza di persone che escono di casa, si prendono il banchettino, vanno a sedersi lì, vengono normalmente trattate male dai passanti, perché il cittadino trasformato in consumatore ha imparato, come imparano i topi nei loro laboratori, a disprezzare chiunque faccia politica, e quindi si sentono legittimati a guardarti con disgusto perché tu stai facendo politica. Devi superare tutto questo, avere la pazienza di farlo, sbatterti, eccetera. Molti per 700.000 ore. Voi capite che non è proprio facilissimo. Tutto questo perché una sciagurata legge del 1970, che andrebbe a sua volta abolita con referendum, prevede queste incredibili procedure che bloccano, che sono tutte incostituzionali, dalla prima all'ultima, perché la Costituzione dice che 500.000 elettori possono presentare una proposta di abrogazione, punto. Quindi il testo costituzionale dice quello. Dopodiché una legge viene dopo e ti dice sì, però quelle 500.000 firme le puoi solo raccogliere tra il mese di settembre e il mese di dicembre. Le puoi solo raccogliere in questo e quest'altro modo. Devi fare anche questo, devi fare anche quello, devi fare anche quell'altro.
e se non segui tutte queste procedure ti becchi la multa, la sanzione, le cose, no? Tutte queste robine qui. Ma perché accettiamo questo? Perché ci hanno abituati che l'autorità pubblica può venirsene fuori con le trovate più strambe, tipo quella di obbligarti a mettere una mascherina, scusatemi, quando sei da solo in mezzo al nulla, perché di questo stiamo parlando, e tutti pensano che sia normale obbligare il popolo a comportamenti imbecilli, che oltretutto possono anche far male. E se qualcuno lo dice, ecco, quello lì è no mask. Perché questo è. Non è che quello lo dice e si discute, sarà giusto, sarà sbagliato, serve, non serve, cioè si fa una discussione tra persone civili. Non è che normalmente quando uno esprime un'opinione diversa dalla tua gli dai dell'idiota o gli dici che sei un medievale, no? Se sei una persona civile ti confronti, ma il confronto invece purtroppo, siccome produce utilizzo dei neuroni e quindi utilizza cittadinanza, è nemico della politica, della rappresentanza, che ha bisogno di idioti, no? Che vanno a votare come gli viene detto. Quindi queste sono tutte cose che sono altamente problematiche. Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo detto, bene, una è l'utilizzo delle regole della democrazia diretta. Referendum, proposte di legge, ha già detto quella che abbiamo fatto sul Comitato Rodotà, petizioni, insomma tu hai una serie di dispositivi all'interno della nostra Costituzione che, se fossero funzionanti almeno come volevano che lo fossero i nostri padri costituenti, e quindi se non fosse intervenuto successivamente un legislatore truffaldino a cercare di toglierti quella possibilità, perché in Italia guardate che alcune delle cose più importanti sono state fatte tramite referendum, dal divorzio all'aborto al nucleare all'acqua pubblica, riescono soltanto i referendum in cui le cose sono talmente importanti ed è talmente scandaloso il comportamento della classe politica e qualcuno che è un eroe, un santo, io non so che cosa, riesce a sbattersi fino al punto di darci la possibilità di votare. E allora si vince. Però guardate che questo succede una volta ogni 4-5 anni. Mentre il referendum dovrebbe essere uno strumento che il popolo può utilizzare tutte le volte che una nefandezza viene fatta in Parlamento. Tu mi fai una legge idiota che mi privatizza questa cosa, come vengono fatte costantemente, io ti organizzo un referendum l'anno dopo e te l'abolisco. Cioè, questa dovrebbe essere la dialettica equilibrata tra la rappresentanza e la democrazia diretta. Cioè, la rappresentanza fa le leggi, se fa delle cose che sono inaccettabili dal punto di vista trasversale di una maggioranza di persone, ecco che attraverso una procedura referendaria normalmente complessa, che comunque poi sarebbe difficile lo stesso raccoglierli online, dico per dire, ma comunque con un livello di complessità un po' inferiore, si riesce a dire, guardate che non potete fare proprio quello che vi pare, perché alcune delle cose, quando sono particolarmente stupide, particolarmente corrotte, particolarmente vendute, non so come dire, il popolo risponde con uno strumento costituzionale estremamente civile, va lì e vota e ve lo cancella. E vedete che se questa cosa funzionasse, anche la rappresentanza funzionerebbe meglio. Perché la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta non sono due cose differenti ontologicamente, per cui o ne hai una o hai l'altra, come ci insegnano certi imbecilli maghi e altro che usano, no, diciamo, vogliamo il Parlamento. No, non è questo. Sono due modi di esprimere la volontà popolare differenti, ma che devono essere complementari, che si complementano a vicenda. Un sistema sano di democrazia diretta produce un sistema sano di rappresentanza. Ma se noi abbiamo un sistema di democrazia diretta che non funziona, avremo un sistema di rappresentanza che non funziona, ossia che utilizza il potere sistematicamente in modo abusivo. Allora queste sono cose su cui lavorare. E poi ci sono altre cose su cui lavorare, per esempio l'utilizzo della giurisdizione, l'utilizzo del diritto. Guardate che è un'arma potenzialmente estremamente forte nelle mani di un popolo competente, nelle mani di una popolazione che ha saputo capire che cos'è il diritto e come funziona il diritto, e che non si beve quella visione del diritto burocratica, verticale, che ci viene purtroppo anche spesso insegnata nelle facoltà di giurisprudenza, no? Per cui il diritto appartiene allo Stato. No, il diritto non appartiene allo Stato.
sono due cose diverse, una cosa è lo Stato, una cosa è il diritto è cultura, il diritto è comportamento sociale, il diritto è partecipazione della cittadinanza a costruire dei principi di buonsenso nel governo della collettività. Molto spesso il diritto è contrastante con lo Stato non ha il monopolio sul diritto. Il diritto appartiene al popolo, c'è una cosa che si chiama autonomia privata, per cui noi come popolo possiamo darci le nostre regole, perché il diritto deve essere nelle mani di tutti noi, ci diamo le nostre regole, queste regole devono stare all'interno di certi paletti, ma devono essere comunque regole fondate su qualche principio. Il potere dà dei pugni sul tavolo e usa il diritto per dare dei pugni sul tavolo, ma non è diritto quello. È semplicemente un uso della verticalità e della legge in un modo arbitrario. E allora a quello si risponde chiedendo alle corti di applicare il diritto. Frossasco è uno di questi casi. Cosa fa il potere nella sua genialità? Genialità straccione. Cosa fa? Siccome quando uno mette dei pali portantenne, sapete questi pali brutti con tutte le antenne sopra per la telefonia, che sono dei pali che producono delle emissioni elettromagnetiche. E questo è vero che siano G1, G2, G3, G5, G4G, 3G, 5G, eccetera. Non importa quale generazione. L'elettromagnetismo è un fatto che si produce nel momento in cui lo producono i pali della luce, l'elettromagnetismo è un fenomeno di inquinamento invisibile molto serio. Tant'è che da molto tempo si cerca di tenerlo sotto controllo attraverso alcuni principi, no? Cosa fa il nostro legislatore? Decide arbitrariamente su certi numeri. Dice, guardate, c'è questa soglia di rischio, c'è quest'altra, e stabilisce delle regole. Le nostre regole le abbiamo stabilite nel 2003, con un DPCM. 2003 sono 17 anni fa. Dopodiché queste regole che sono state decise 17 anni fa, cioè con le conoscenze che si avevano 17 anni fa, diventano via più obsolete, perché ovviamente le conoscenze crescono e anche quelli che sono i rischi per la salute crescono. Ne sappiamo di più e possiamo immaginare alcune cose che non immaginavamo. Per esempio, un tempo si credeva che l'unico effetto negativo dell'elettromagnetismo fosse il riscaldamento, l'effetto termico. Okay. Oggi sappiamo che ci sono effetti non termici dell'elettromagnetismo che sono a loro volta pericolosi. Per esempio, un tempo si pensava che l'elettromagnetismo non avesse alcun impatto sulle cellule in evoluzione, ma si limitasse ad un livello generalmente superficiale. Oggi sappiamo per certo che i bambini esposti all'elettromagnetismo rischiano di più degli adulti, perché le cellule in evoluzione sono direttamente attivate dall'elettromagnetismo a svilupparsi in un mondo come un altro, e quindi i bambini rischiano di più il cancro se sono esposti all'elettromagnetismo. Quanto di più? 30%, 8%, 6%? Chi lo sa? Sappiamo però con centinaia di lavori scientifici che rischiano di più. Allora, cosa succede? Cosa sarebbe la cosa logica da fare? Siccome sappiamo che i bambini rischiano di più, ma noi non vogliamo tornare al piccione viaggiatore, non è che stiamo dicendo siamo luddisti, abbattiamo tutto. Siccome sappiamo che però rischiano di più, magari i posti dove sappiamo che i bambini crescono e vivono 6, 7, 8 ore al giorno, cioè le scuole, cerchiamo di tenerli immuni dall'elettromagnetismo. Non mi sembra una cosa rivoluzionaria o pericolosamente bolscevica, mi sembra una cosa assolutamente normale. Tanto più che il nostro ordinamento giuridico del 2003 prevede che nelle scuole o negli ospedali il tasso di elettromagnetismo sia lo stesso, un livello di guardia un po' più serio. E tu dici, ma scusate, ma l'esperienza umana è la stessa cosa quando, cioè, è logico trattare nello stesso modo un ospedale ed una scuola? Cioè, tu in ospedale ci vai normalmente in età più avanzata di regola e ci stai, per fortuna tua, qualche giorno, ok? Quindi tu hai una situazione certamente di esposizione in cui tu, malato, vai in ospedale, ti fermi una settimana, 10 giorni, 15, un mese, non lo so, certo se sei molto sfortunato anche di più, ma la regola è che in ospedale ci vai in età un po' più avanzata per un tempo circoscritto. A scuola
tu ci stai dall'età di anni 4 all'età di anni 17 o 18 per 5-6 ore al giorno, tutti i santi giorni, mentre sei in crescita, tutti quanti. Allora, vi pare normale che gli standard siano gli stessi? È ovvio che no, giusto? Però sono gli stessi. E siccome sono scritti nella legge, abbiamo orde di prezzolati consulenti tecnici che dicono gli standard sono stati rispettati e quindi la cosa non è pericolosa. Ok? Allora, che cosa fanno? Tutto questo non crea fiducia nelle popolazioni, perché è talmente stupido ed è talmente arrogante negare queste cose che lo sai che c'è dietro un interesse materiale, economico, laido dietro una scelta del genere. Non so come dire, lo sai, lo percepisci. Io non lo saprei descrivere, ma è abbastanza ovvio che se non ti riescono a dare uno straccio di motivazione razionale, diversa dal dire nella legge scritto così, no? Se non ti danno uno straccio di motivazione razionale sul perché di certe scelte, è evidente che stanno difendendo la legge come una sorta di totem. Guardate che tutte le esperienze, la stragrande maggioranza delle esperienze di occupazione degli spazi pubblici, altra esperienza sulla quale il Comitato Rodotà ha lavorato molto negli anni, come finiscono tutte? Finiscono dicendo quell'esperienza lì è illegale, hanno occupato uno spazio che non dovevano occupare, si negozia per un po', li cacciano via dagli spazi, perché poi si finisce sempre la forza pubblica, una cosa e l'altra, può durare un anno, due anni, tre anni, normalmente nel tempo in cui le persone stanno in questi spazi vengono fatte le cose meravigliose, vengono fatte delle scuole, vengono fatti i teatri, vengono fatti i mercatini, cioè si fanno, si dà vita a spazi morti, dopodiché la gente viene cacciata, i cittadini attivi perché erano illegali, avevano violato le leggi e poi basta e il posto rimane abbandonato. È successo al Teatro Valle di Roma che ad oggi è chiuso, è successo alla Cavallerizza Reale a Torino che ad oggi è chiusa, non c'è uno spazio. Ieri ero a Messina, dove c'era stata un'altra esperienza importante, il cosiddetto Teatro Pinelli, nell'area lì, di nuovo, chiusa, sgangherata, le vetrine che si rompono, vuota e morta, pur di non lasciarla gestire alle persone che la volevano gestire come un bene comune. E allora come lo giustifichi questo? Perché quelli erano contro la legge, cioè il totem. E poi diciamo noi alle altre culture che sono irrazionali, che sono teocratiche, robe di questo genere. Quando noi abbiamo questa sorta di atteggiamento assolutamente irrazionale rispetto alle leggi. Allora, ve la devo fare più breve che posso perché ho quasi finito. Datemi ancora 4 minuti e chiudo. Frossasco, ficcano un'antenna, un palo, a letteralmente 10 centimetri, no scusate, 80 centimetri dal confine dello scivolino dove giocano i bambini delle elementari. Scuola elementare qui. Palo portantenne alto 25 metri, cioè come una costruzione di 6 piani adiacente all'area giochi dei bambini, scuola media dall'altra parte, campetto giochi di fronte. Tutti i bambini di Frossasco giocano per 4, 5, 6, 8 ore al giorno in quel posto. Un po' di genitori si stressano, appare sta roba qui, iniziano ad arrivarci sulle antenne e dicono ma che storia è questa? Provano a parlare col sindaco che mente, le solite cose che conosce, che chiunque abbia fatto un po' di politica conosce perfettamente, viene fuori di tutto, disperati. Noi avevamo messo sul sito di generazionifuture.org, cioè il sito del Comitato Rodotà, abbiamo detto guardate se avete dei problemi di elettromagnetismo di un certo tipo, fatevi vivi perché noi vogliamo fare una causa pilota su questo. Si sono fatte vivi 48 realtà. Ne abbiamo scelta una perché questa era proprio emblematica, nel senso clamorosa. Dici, ma perché l'hanno messo lì? E ancora oggi questo perché l'hanno messo lì mi rode come te. Spostarlo di lì, cioè toglierlo dalla scuola e metterlo nel Camposanto, costa letteralmente 35.000 euro. Va bene? Chi l'ha messo lì dentro, quel palo, è un consorzio fatto da Facebook, Google, Netflix, provincia di Torino, cioè la città metropolitana, la nostra sindaca Chiara Appendino, università, Politecnico e una serie, chi più ne ha più ne mette. C'è un consorzio potentissimo, guardate, 35.000 euro per Google, non credo che sia neanche il prezzo del caffè che spendono a Cupertino per il coffee break delle 11:30, ma non quello importante, quello degli sfigati, non so come dire, proprio è una cifra ridicola. Però bisogna far passare il principio che siccome la legge ti consente di mettere l'antenna lì, tu lo puoi fare.
E perché la legge ti consente di mettere l'antenna lì? Perché 17 anni fa qualche genio ha normato in quel modo, non l'abbiamo più toccata, anzi l'abbiamo toccata nel 2012 perché il geniale Monti, che se n'è venuto fuori, che era lì ovviamente a libro paga al servizio, sappiamo perfettamente di chi, se n'è venuto dicendo: ah, ma sai, i controlli non si fanno più sui picchi, non si fanno più ogni ora, si fanno sulla media delle 24 ore. Per cui abbiamo noi abbiamo i valori più bassi d'Europa. Quante volte avete sentito? Di Maio lo dice in continuazione. Abbiamo i valori di elettromagnetismo più bassi d'Europa. Peccato che siamo i soliti furbi tagliotti, per cui li abbiamo bassi, ma siccome facciamo la media del controllo sulle 24 ore, siamo gli unici a farli, se tu hai il picco nell'ora e mezzo che sei lì, che vai oltre i livelli e sfondi, e poi non, la spegni perché di notte magari non la usi, ecco che quella roba è perfettamente valida. Mi spiego? E questa è la salute dei nostri figli, cioè nostra e dei nostri figli. Allora, sono venuti lì, abbiamo fatto causa, articolo 700 del codice di procedura civile, causa d'urgenza. Lì c'è stato un primo risultato molto importante, perché siamo riusciti a costituire per la prima volta l'avvocato delle generazioni future. Siccome la cooperativa di mutuo soccorso ha nel suo statuto l'utilizzo degli strumenti della giurisdizione per la lotta contro queste situazioni, allora io mi sono costituito nell'interesse delle generazioni future. È stato anche abbastanza divertente il siparietto con gli avvocati di controparte, dice: ma professore, dov'è la delega? E dico: quelli non sono ancora nati, come fanno a scrivermi la delega, no? Cioè, quindi, comunque siamo riusciti poi dopo abbiamo costituito questo comitato dei genitori, eccetera, facciamo l'azione. Diversi medici ci aiutano a presentare dei rapporti medici, molto ben fatti, tra l'altro i medici dell'ISDE, della medicina per l'ambiente, ci abbiamo portato pagine e pagine e pagine di perizie, viene nominato un perito di parte. Il perito di parte, che cosa? Il perito d'ufficio cosa fa? Va 10 minuti sotto il palo, guarda le cose, prende il rapporto dell'ARPA, dice: quanti sono i numeri qua? Ah, 0,6, qui quanto viene? 0,4, 0,4 sta dentro lo 0,6, siamo a posto, va benissimo. E mi ha detto: ma scusa, questo è un caso che riguarda la salute dei bambini, la situazione della salute, diciamo, in un particolare contesto in cui stiamo sollevando questa e questa questione. No, ma io la mia perizia deve solo dire questo. Andiamo dal giudice, il giudice ci dà torto. Non solo ci dà torto in urgenza, ma pensa bene di condannare un piccolo comitato di genitori a 17.000 euro di spese legali per aver osato chiedere alla giurisdizione se non fosse possibile prendere in considerazione un principio come quello che oggi scientificamente sappiamo, che i bambini sono più esposti rispetto agli adulti alle radiazioni elettromagnetiche. 17.000 euro. Allora, capite che cosa vuol dire questo in concreto? Vuol dire che tu puoi scegliere, genitore, se tu avessi figli sì, avessi figli lì, e ce ne sono tanti che li hanno lì. Tu puoi fare varie cose, puoi prendere i figli e metterli da un'altra parte. Peccato che se quella è una scuoletta in una zona della città, magari lavori, e non è proprio comodissimo andare a mettere i figli da un'altra parte. No, non puoi fare quella cosa lì. Puoi decidere di continuare la tua battaglia, ma sai perfettamente, se sei facoltoso magari lo fai pure, dice: io dedico tot soldi a lottare per i diritti dei miei figli e alla fine vinceremo, perché vinceremo alla fine, ma costa. Oppure puoi dire: signori, io non ce la faccio, cioè scelgo tra la salute dei miei figli, posso scegliere se i miei figli esporli all'elettromagnetismo o rovinarmi finanziariamente. Allora, vi sembra che un paese civile possa avere una struttura dei costi della giustizia civile relativa a cose importanti come la salute pubblica dei bambini, in cui abbiamo fior di persone che dicono: noi vogliamo soltanto che le scuole diventino un'oasi in cui i bambini possono crescere liberi dall'elettromagnetismo, abbiamo le osi per la riproduzione delle rane, santi Dio. Ok? Difendiamoci, cioè, alcuni luoghi in cui sappiamo che le rane si devono riprodurre e non andiamo a rompere le scatole alle rane che si riproducono. Molto importante. Abbiamo dei luoghi in cui i giovani umani crescono, cerchiamo di non andare a rompere l'anima ai giovani umani che crescono, perlomeno mentre crescono lì, quando siamo sicuri che lì fa male. 17.000 euro. Però, che cosa è successo? La cosa fantastica. Che noi abbiamo detto
con attraverso il sito del Comitato Rodotà, attraverso le nostre cose, mi ha detto c'è stata una condanna di 17.000 euro, ma noi dobbiamo andare avanti in questa causa perché vogliamo andare in Corte Costituzionale, perché vogliamo andare alla Corte Europea, perché dobbiamo comunque fare il merito, perché dobbiamo appellarla. In due settimane abbiamo avuto 30.000 euro di donazioni da gente che non conoscevamo e che ha dato chi 20, chi 10, chi 15. Abbiamo costruito questo fondo legale per le generazioni future che utilizzeremo per andare fino in fondo su quella causa e per prendere delle altre. Ecco una cosa importante che il Comitato Rodotà sta cercando di fare, cioè costruire un fondo legale attraverso il quale questi abusi, che sono clamorosi e che sono l'esito chiaro di connivenze fra l'industria della telefonia mobile e l'industria delle trasmissioni, diciamo, di internet e gli organismi di controllo, perché questo è, queste cose vanno denunciate. Quando c'è stata la causa vinta nel mese scorso in Corte d'Appello, sempre di Torino, sul cancro al cervello, si è vinta la causa perché si è dimostrato che ARPA era collusa, che c'erano dei rapporti tra ARPA e gli ingegneri che facevano le compagnie telefoniche. Soltanto che in Italia i precedenti non sono vincolanti. Quindi nella stessa giurisdizione in cui si è visto, si è sbugiardato l'ente pubblico che doveva garantire la salute pubblica, che era ARPA, e si è detto guardate che siete collusi, tanto siete collusi che il giudice non ci ha più creduto alle vostre menzogne criminali, perché di questo stiamo parlando, qui stiamo parlando della salute e della pelle delle persone, ma qualche settimana dopo, in un'altra causa, nella stessa giurisdizione, sei di nuovo lì a dire, ma c'è ARPA che ha detto questo. Capite che lavoro importante è necessario fare con una caparbietà, con una costanza, trangugiando rospi, prendendosene di tutti i colori, che poi però va fatto perché bisogna smetterla di essere rassegnati, e queste cose sono il solo modo di cambiare. L'unico modo di cambiare questa dinamica non è sperare di arrivare a un cambiamento di legislazione, perché se mai porti un cambiamento di legislazione in Parlamento oggi, lo sapete cosa succede? Diventa peggio, perché il piano Colao, al quale il nostro governo ha delegato la decisione di cosa fare per la pandemia, che cosa ha detto il piano Colao? Ha detto che le infrastrutture sono le infrastrutture 5G e che quindi bisogna tutti i soldi che prenderemo naturalmente in prestito con interessi e quant'altro dai cosiddetti recovery fund e le varie altre genialità che ci sono messe a disposizione, ecco che tutti quei soldi lì dobbiamo spenderli prioritariamente per fare tecnologia di telecomunicazione di quinta generazione. E questo signore, guarda caso, è vicepresidente di Verizon Wireless, che è il più grosso operatore di telefonia diciamo wireless negli Stati Uniti, che non può usare tecnologie 5G negli Stati Uniti per il semplice fatto che il 5G negli Stati Uniti non è a disposizione del civile perché è già tutto occupato dal militare. Okay? E quindi questi signori sono in cerca disperata di affari nel mondo e stanno costruendo oggi in Italia tutta la vicenda del 5G. Se tu chiudi gli occhi e dici alle persone parliamo di 5G, la gente si preoccupa se devono farlo i cinesi o gli americani. Quella è l'unica questione che viene discussa, se deve essere Huawei e i gruppi cinesi a farlo oppure se debbano essere gli americani. La partita è solo quella della salute, non ne parla più nessuno. Allora, questo non è essere contrari al 5G, questo è essere contrari alla gestione, di essere favorevole al principio di precauzione, essere contrari a una gestione irresponsabile di quelle che sono le nostre possibilità di sopravvivenza di lungo periodo. Ecco, tutte queste cose il Comitato Rodotà fa queste, ne fa altre, abbiamo fatto l'osservatorio della legalità costituzionale, potrei parlare delle ore. Abbiamo ovviamente bisogno di radicarci. È molto importante radicarci, è molto importante avere delle antenne sul territorio per sapere le questioni dove succedono. E antenne naturalmente, non di quelle lì, sì, ho visto che mi ha guardato, antenne di altro tipo. Ecco, questo è quello sostanzialmente che Giusy, che Andrea, che tanti altri stanno facendo generosamente, cercando di sensibilizzare le persone, dicendo a ciascuno di noi, guardate che
in fondo è divertente, interessante, utile ed è un modo molto meno frustrante di far politica piuttosto che quello tradizionale di andare per riunioni fumose, anzi oggi non sono più neanche fumose, a decidere i candidati o queste cose qui. C'è un modo di essere cittadini, c'è un modo di far politica diverso, che è fatta di competenza, che è fatta di studio e che è fatta di pensiero intelligente su cosa, su quali battaglie fare e cercare di farle insieme. Questa rete che abbiamo lanciato a Messina ieri, con un piccolo decalogo che se volete potete andarvi a vedere online, cerca di legare tutte le organizzazioni che indipendentemente da quelle che sono, certo con la pregiudiziale antifascista ovviamente, con la questione dei valori costituzionali di base, però indipendentemente da diversità anche molto marcate dal punto di vista delle preferenze politiche, pensano che noi il mondo l'abbiamo ricevuto in prestito dalle generazioni future e dobbiamo restituirlo in un modo vivibile. E tutto questo ci comporta il fatto di cercare di leggere le possibilità che abbiamo, che non sono più tantissime, ma qualcuna ancora c'è, in modo coerente con un disegno di società differente. Vi ringrazio molto. Grazie professore, ottimo, vabbè, non ho niente da dire, lascio la parola a Giusy perché vuole aggiungere una cosa e poi apriamo il dibattito. Volevo semplicemente aggiungere rispetto a tutta questa mare di informazioni che ci ha dato il professore, effettivamente appunto la lotta politica, il comitato Rodotà la fa attraverso il diritto, come per esempio questo della causa di Frossasco, però magari avrei voluto che lui dicesse poche parole in più sull'osservatorio della legalità costituzionale che è nato proprio all'interno del comitato Rodotà, proprio due paroline, perché mi sembra una delle forme più importanti, uno degli strumenti più importanti che noi abbiamo attivato, e proprio anche rispetto agli strumenti che ci fornisce lo statuto della società Delfino. Due paroline. Già sei proprio, proprio due. Ma l'osservatorio della legalità costituzionale è nato durante il lockdown, quando alcuni di noi hanno incominciato francamente a ricordarci che quando studiavamo giurisprudenza c'era spiegato che esiste una cosa che si chiama gerarchia delle fonti, esistono dei processi che sono dei processi legittimi e dei processi che non lo sono formalmente, e che l'utilizzo eccessivo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto l'aver delegato alle regioni o ai comuni scelte che ledono libertà fondamentali della persona anche molto significativamente non può essere sostanzialmente compatibile con col nostro ordinamento costituzionale. Che non esiste uno stato di emergenza costituzionale nel nostro sistema e che queste emergenze dichiarate sempre prorogate, quest'ultima in proroga oggi, sono in realtà profondamente abusive, perché equivocano sul significato dell'emergenza, utilizzano una legge che è pensata per tutt'altro, cioè che è pensata per quei casi in cui addirittura l'urgenza è tale che non si può convocare il Consiglio dei Ministri, e guardate che il Consiglio dei Ministri non ha nemmeno il quorum, quindi non poter quindi non è che devi avere la maggioranza dei ministri, il Consiglio dei Ministri può essere convocato col Presidente del Consiglio e un ministro. Allora, la legge della protezione civile relativa allo stato di emergenza è una legge che entra in vigore in casi di emergenza tipo terremoti, alluvioni, cose drammatiche nelle quali è necessario che vengano prese delle scelte talmente urgenti da non poter neppure essere compatibili con il normale utilizzo della decretazione d'urgenza, cosa che palesemente non è. In questa pandemia. Quindi noi siamo partiti da questa osservazione, abbiamo in qualche modo cercato, prima abbiamo scritto a Conte, poi abbiamo scritto a Mattarella, poi abbiamo fatto varie cose, adesso l'ultima cosa che abbiamo fatto è stato un esposto al Consiglio d'Europa che è stato consegnato qualche tempo fa, perché l'Italia ha un obbligo pattizio proveniente dalla Commissione Europea, che è quello di segnalare gli stati d'emergenza, cioè tutti i paesi membri della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
all'articolo 15 hanno un obbligo di segnalare alla Segreteria Generale del Consiglio d'Europa la sospensione dell'ordinario funzionamento costituzionale, i tempi della stessa, i modi nei quali si rientra alla legalità, cosa che hanno fatto paesi come la Romania, come un sacco di altri paesi, ma l'Italia semplicemente si è guardata bene dal fare. E allora abbiamo fatto un lungo esposto. Insomma, questa cosa qui serve sostanzialmente per tenere alta l'attenzione alle forme costituzionali, perché nel diritto la forma è sostanza, non si può infischiarsene delle forme, non ci si possono arrogare poteri costituzionali che non si hanno, e non si può soprattutto dare o delegare un potere assoluto come è stato fatto, come è stato delegato ai presidenti delle regioni, ad alcuni sindaci, ad alcuni commissari speciali, in una situazione come quella della pandemia, perché tutto questo comporta continui rischi di arbitrio, no? Allora il nostro osservatorio ha provato, è collaterale al Comitato Rodotà, nel senso è parte del Comitato Rodotà, ma è fatto di costituzionalisti anche autorevoli, è presieduto dal professor Lucarelli, che è un professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Napoli. Ci sono diversi giuristi costituzionalisti che ci lavorano e cerchiamo in qualche misura quantomeno di suonare le campane quando sembra che i comportamenti siano davvero inaccettabili anche da quel punto di vista lì. Perfetto, e apriamo il dibattito per se ci sono interventi da parte del pubblico. So che c'è Antonello Longo che voleva fare un intervento. Sì, gli interventi ovviamente sono a chiarimento di qualche dubbio o qualche intervento, magari 3 minuti. 3 minuti, sì. Io ripeto adesso delle cose già dette, ma scendendo di qualche gradino. Abbiamo colto l'occasione di questo incontro col nostro presidente Ugo Mattei per dichiarare costituito il comitato interprovinciale Catania ed Enna del Comitato Rodotà. Catania ed Enna perché sono due province contigue, perché c'è una forte relazione di interscambio, di simbiosi tra questi territori, sia con Catania che con Caltagirone, e quindi abbiamo pensato che sia opportuno in questa fase iniziale sostenerci a vicenda e metterci anche a disposizione delle compagne e dei compagni di Enna. Che cos'è il comitato provinciale del comitato Rodotà, o in questo caso il comitato interprovinciale? È l'insieme organizzato degli aderenti al comitato. Chi sono gli aderenti al comitato Rodotà? Sono coloro i quali hanno compilato il form sul sito generazionifuture.org e hanno effettuato il versamento della quota associativa che è stata fissata per quest'anno nell'importo simbolico di 5 euro fino a quando dura l'emergenza Covid. Ma che cos'è il comitato interprovinciale? Come si organizza? Si organizza nel modo più semplice possibile, cioè riunendo gli iscritti e dando all'assemblea degli iscritti il potere di decidere sulla vita del comitato nel territorio di riferimento. Quindi una funzione direttiva, prendere le decisioni. Noi nei prossimi giorni, non più tardi della prossima settimana, torneremo a chiamarvi per riunire l'assemblea
del Comitato Interprovinciale Catania, Enna del Comitato Rodotà, composta da tutti coloro che risiedono in questi territori e sono iscritti, approveremo un agile regolamento in cui si fisseranno alcune regolette su come far funzionare questo organismo, nomineremo e eleggeremo degli incarichi di lavoro che messi insieme formeranno una funzione esecutiva rispetto alle decisioni prese dal comitato in maniera assembleare, ma già una regola, che è la prima, la fondamentale, noi possiamo anticiparla questa sera, e la regola è quella della apertura di tutte le nostre riunioni. Apertura alla partecipazione di tutti coloro che sono interessati, senza distinzione di appartenenza politica, senza distinzione di militanza nelle associazioni di partecipazione attiva dei cittadini, con le quali dobbiamo lavorare nel territorio per stabilire quei contatti, quelle collaborazioni, quelle interazioni che portano alla costituzione, in tempi che noi programmiamo essere brevi, di quella rete delle reti a cui lavora il Comitato Rodotà. Che cos'è la rete delle reti? È l'insieme di associazioni, organizzazioni, enti che si occupano di militanza civile, di attivismo nel comparto della democrazia diretta, che è inutile ripetere male quello che ha detto bene il professore, è non solo di integrazione ma di supporto alla democrazia rappresentativa. Quindi l'ambizione della rete delle reti è quella di arrivare a suscitare, a provocare, a mettere in campo un movimento delle cittadine e dei cittadini. Ma la rete delle reti, cioè la collaborazione tra associazioni diverse che si occupano di diversi aspetti della vita civile, degli interessi della collettività. Antonello, scusa. I rifiuti. Vado a concludere, sì. Sto illustrando un po' il nostro programma, sì. Poi su questo apriremo il dibattito. Questa rete, agendo le associazioni nell'ambito del terzo settore, agendo le associazioni nell'ambito che noi individuiamo come quello più consono alla cittadinanza attiva, non creano una esclusività del nostro comitato nel mercato della partecipazione civile. Che cosa ci differenzierà? Ci differenzia il fatto che il mettersi in rete acquista un significato, un valore, una pratica mutualistica, cioè laddove attraverso attività non profit, attività di volontariato, attività che rientrano nell'ambito della legge quadro sul terzo settore, producano un valore aggiunto, un valore economico, di denaro, di altre utilità. Questo valore non viene accumulato ma ricade sulla collettività della rete, quindi il significato mutualistico. Ma anche questo non distinguerebbe se non si volesse arrivare a suscitare un movimento. Un movimento su che cosa? Un movimento sulla visione dei beni comuni. Una visione che, come abbiamo sentito, parte dalla condivisione di un'analisi su quello che è lo stato del capitalismo nel momento presente, su quella che è la insostenibilità del capitalismo nel momento presente, insostenibilità economica,
insostenibilità ecologica, insostenibilità politica, perché questa dittatura dell'economia finanziarizzata finisce per impedire lo sviluppo corretto della democrazia come noi l'abbiamo inteso. Democrazia rappresentativa, democrazia liberale, come direbbe Sesto, democrazia borghese. Allora bisogna guardare con un pensiero lungo, profondo, a costruire un'alternativa di sistema. Allora questo lavoro di cittadinanza attiva diventa un lavoro rivoluzionario. Questa rivoluzione attraverso il diritto, attraverso l'impegno nell'interesse non di un gruppo o di una persona, ma di una collettività, è quello che noi andiamo a fare. Grazie Antonello. Era assegnata per il suo intervento anche Manuela Leone di Rifiuti Zero Sicilia. Manuela Leone, che ha una splendida notizia da darci, la notizia che c'è un giudice a Berlino. Intanto Manuela Leone è presidente dell'associazione Rifiuti Zero Sicilia e nonché socia del comitato Rodotà, e il vicepresidente dell'associazione è anche all'interno della consulta. Quindi siamo seduto là. Io sono veramente emozionata oggi, sono ancora più emozionata di avere l'occasione per la prima volta di ascoltare dal vivo il professor Mattei e anche di fare questa comunicazione qui in questa assemblea. Noi con Rifiuti Zero Sicilia abbiamo impugnato insieme ad altre associazioni diversi anni fa l'articolo 35 dello Sblocca Italia, un articolo 35 che voleva una definizione di capacità impiantistica per quanto riguarda incenerimento dei rifiuti e quindi la distruzione totale della materia. Uno degli scopi per cui anche Rifiuti Zero nasce, cioè proporre una visione alternativa nella gestione dei rifiuti nel mondo, quindi partendo da una visione a monte e non a valle verso l'economia circolare. Dopo diversi anni, oggi il TAR del Lazio ha annullato questo articolo e ci è arrivata oggi questa notizia e fa piacere comunicarvela, perché questo ha un grande risvolto a livello regionale e a livello nazionale. A livello regionale, perché la capacità impiantistica che ex ante era stata proposta per questa regione era di 690.000 tonnellate, significava quindi una valutazione senza considerazione sia dei progressi che sono stati fatti da questa regione, di dati basati sul 2014. E, il TAR del Lazio ha già detto che non è possibile che non ci sia una VAS, una valutazione ambientale strategica, quindi eccoci. Nulla, io devo approfittare di questo contesto per chiedere di mettere in pratica alcune notizie e alcune informazioni che sono state date oggi a proposito di questo comitato e di questa rete trasversale. E a proposito del input dato dal professore Mattei, invitandoci ad essere antenne sul territorio. Noi in questo momento abbiamo una causa, abbiamo in un territorio a Pozzallo dove si vuole fare un impianto a 700 metri dal centro abitato, è stato fatto ricorso alla TAR di Catania e il 21 di ottobre ci sarà una nuova udienza nel merito. Abbiamo già ottenuto un risultato importante. Questo impianto non è un impianto strategico per il territorio, ma è un impianto che serve un'azienda, il che va anche bene, ma ci sono tutti dei risvolti territoriali che noi abbiamo voluto attenzionare anche con delle relazioni tecniche, e questi risvolti hanno a che fare con dei criteri che non possiamo più non valutare e che riguardano appunto il valore del territorio, il valore di ciò che circonda quei territori sui quali questi impianti insistono. Nel particolar caso si tratta di un'autorizzazione data da un comune, ma di un impianto che invece insiste in maniera
prepotente sul comune limitrofo, senza che questo altro comune sia stato mai neanche messo in causa, portato in causa rispetto all'impatto di questo impianto. Io non voglio approfittare oltre del tempo che mi è stato concesso, quindi faccio un appello affinché ci si possa unire in questa battaglia territoriale e si possa andare avanti insieme. Ringrazio la platea per aver accolto questa e condiviso questa bella notizia e vi ringrazio per questa occasione di ascolto veramente preziosa. Sì, prego. Ne approfitto per dirvi che comunque la sessione è in diretta su Facebook e in più ci sarà il video che sarà disponibile sul sito generazionifuture.org. Domenico Stimolo e basta? Vabbè, qui sì, no, ovviamente molto velocemente. Tra l'altro in parecchi noi qui ci conosciamo, poi nel contesto dove abitiamo c'è una cerchia di persone che da parecchi anni si trova vicina nell'affrontare una serie di cose. Ora io penso che anche stimolato, come dice il cognome, dal modo delle argomentazioni che ha posto il professore Mattei, che noi viviamo in un segmento di fase storica in cui da un lato ci sono le argomentazioni sulle questioni che si vogliono evidenziare, dall'altro lato io credo che dovrebbe esserci anche un tentativo di bilancio rispetto a come queste argomentazioni hanno trovato ascolto o sono regredite nel corso del tempo. Tra l'altro, per chi non è più giovane, un tempo che non è neanche breve. Ora, il professore Mattei, in modo particolare, ha cercato, lo traduco così con queste mie parole molto telegrafiche, di costruire le sue argomentazioni attorno a due questioni che sono assai importanti. Il primo, io la definisco la libertà della partecipazione, che è poi il cuore della democrazia o del tentativo di pratica della democrazia. Dall'altro, il secondo aspetto lo traduco come difesa della salute. La difesa della salute verso la quale esistono e si sono nettamente accresciuto nel corso del tempo una serie di fonti di inquinamento di cui diverse sono state toccate dal professore Mattei. Queste due questioni non sono nate né col comitato né, come dire, in maniera semplice nel corso degli ultimi anni. Io penso che queste due questioni abbiano fatto parte del grande bagaglio culturale e politico che ha attraversato l'Italia nel corso degli ultimi decenni, con linguaggi diversi, modi diversi, pratiche diverse, tentativi politiche diverse, però tutto questo mondo messo insieme avevano al centro, in modo particolare, io credo, queste due questioni: come incrementare la libertà della partecipazione da parte della persona e dei cittadini in generale, come cercare di difendere la salute. Grandi battaglie sono state fatte in questi anni attorno a queste questioni, rivolte alla difesa del territorio, contro la militarizzazione del territorio. Ci fu una fase in cui grandi movimenti si sono mossi per cercare di migliorare il regolamento comunale su tutta una serie di questioni, in modo particolare quelle rivolte alle questioni che riguardavano la difesa della salute. Io mi ricordo che anche qui a Catania, attorno al problema dell'elettromagnetismo, sul quale si è soffermato, io direi a lungo, e ha fatto bene il professore Mattei, grande battaglia, grande tentativi di aggregazione, grande iniziative nei riguardi del comune, della struttura istituzionale in generale sono state fatte, per come sono stati fatti sul piano nazionale, ma così su tante altre questioni, in modo particolare i problemi dell'inquinamento. Non è un caso che da quando è uscita la vicenda del Covid, in modo particolare
è uscita per l'ennesima volta in una maniera più forte l'attenzionamento su tutte quell'area del nord, quella che è chiamata pianura padana, dove le aggregazioni dei grandi inquinamenti che sono presenti nelle città, nel territorio in generale e nelle campagne a seguito delle coltivazioni intensive o a seguito sia di agricoltura e sia per ciò che riguarda gli animali, hanno determinato un quadro di aggravamento, almeno così è stato sostenuto, da parte delle conseguenze derivanti da parte del Covid. Ora concludo. Di fronte a tutto questo, oggi 2020, che tipo di bilancio noi possiamo trarre rispetto a quello che è stato questo grande movimento di lotta che ha attraversato l'Italia dall'inizio degli anni 70, perché di questo si tratta, per accrescere la capacità di risposta e la qualità di risposta attorno a queste due grandi questioni ad oggi. Io, come dire, finisco così. Il movimento dell'elettromagnetismo, di contrapposizione all'elettromagnetismo, secondo la mia opinione, ha avuto grande sconfitta in Italia, per quanto siano stati ottenuti miglioramenti in molti regolamenti comunali, però contemporaneamente non c'è più oggi la stessa linfa rispetto a come si è manifestata alla fine degli anni 90 e per tutti i primi 10 anni degli anni 2000. Lo stesso la lotta contro la militarizzazione del territorio, che ha avuto grandi momenti, specie nel nostro territorio, basta ricordare Niscemi, però a livello nazionale sicuramente in questo momento c'è stato un forte arretramento. Quindi io credo che deve crescere la battaglia culturale, deve crescere l'impegno politico, deve crescere, si deve riconquistare quella vera e non travisata per come è stata manifestata dal Movimento 5 Stelle, lo voglio dire in maniera chiara, capacità di partecipazione vera dei cittadini su questioni molto concrete che le riguardano in maniera specifica e non tanto su millanterie che hanno determinato l'arretramento grande dell'interesse delle persone rispetto a queste questioni centrali che sono il cuore vero della democrazia. Grazie mille. Prego, sì, sì. Però tre, sì, sì, sì. Sì, no. Magari facciamo 3 minuti così. Perfetto, va benissimo. Così recuperiamo. Ok. Noi ci conosciamo l'altra volta quando... Il nostro problema è sempre quello, è del sistema economico politico. Noi come marxisti leninisti diciamo, oltre all'analisi abbiamo anche quella come dire la soluzione. Un po' più vicino. Più vicino? Donna, sì. Il microfono. Mi metto forse questo. E niente, ottima il vostro lavoro, no? non ci sono dubbi, però diciamo all'orizzonte noi sappiamo che il capitale, il profitto, il denaro è quello che manovra tutto, diciamo si specula la mercificazione sulla salute, sugli alimenti, sul cibo, dove non si guarda niente, non si guarda. È un capitalismo già in declino, un capitalismo che praticamente ogni società ha il suo periodo, non sono eterni, per cui ci vorrebbe una società diversa, collettiva, dove queste sono le buone proposte da voi, avete scoperto i mali da dove vengono, però diciamo la cura è palliativa, ci vogliono i bisturi per eliminare questo sistema così, io lo chiamo infame, quando pensate che per esempio si sa che 5 milioni muoiono ogni anno fumando le sigarette e lo Stato te le vende. E tante altre cose, l'inquinamento, gli alimenti che noi mangiamo, che ci intossichiamo quotidianamente,
non preoccupiamoci, ci sono poi le fabbriche di farmaci, ci sono le cliniche, ci sono i medici, è tutto un circuito così della società, per cui tutto si nasconde. Giustamente quello che diceva Ugo, non bisogna guardare la televisione più, perché io non resisto, neanche sento le notizie principali, poi ci do io una mia indicazione, una mia cosa. Che cosa fare? Questo è il problema. Già è un'iniziativa questo dei comitati provinciali. Noi da tempo che parliamo dei comitati popolari, dove si pratica la democrazia diretta, in alternativa a questa democrazia, diciamo, fasulla di ogni 5 anni. C'è tanto, c'è uno sconvolgimento. Ora, con questa crisi del coronavirus, con la crisi galoppante dell'imperialismo, del capitalismo, ci stiamo muovendo, diciamo, soprattutto diciamo, le persone più sensibili sono portate a riunirci, a parlare e anche fare fronti unito, anche ideologicamente diversi, ma però con obiettivi comuni che sono di comune interesse. Grazie. Perfetto, grazie mille. Nino Gulisano. Certo, sì, assolutamente. Buonasera. Scusate, io purtroppo ho un problema molto serio, che l'ho avuto in eredità di aver fatto politica e di aver insegnato, e io ho una corda vocale paralizzata e quindi la mia voce è un po' afona. Io intanto devo ringraziare il professore Mattei, che ci siamo incontrati alcune volte a Napoli, ci siamo incontrati in tutto questo percorso dei beni comuni. Io attualmente, considerato che sono in ferie permanente, lei capisce, in ferie permanente, e sto approfondendo un tema di questa correlazione tra beni comuni e economia. Una delle questioni che ho tentato di approfondire, noi abbiamo una differenza nella nostra diritto privato e del codice civile, la differenza che poi anche della Costituzione, quelli che sono i beni pubblici dai beni privati. E c'è questa nuova categoria che vorremmo introdurre dei beni comuni. Attualmente mi sto occupando di approfondire questo rapporto tra l'economia e il capitalismo, mutuando quel testo che è stato pubblicato di Piketty sul capitalismo e disuguaglianze. Una delle questioni che mi ha colpito leggendo e studiando questo testo di Piketty è che lui introduce non solo quello dei beni comuni, ma che approfondisce nella tripartizione dei beni o della proprietà, meglio, quello di avere la proprietà sociale. Infatti noi abbiamo, e questo è uno dei principi del Rodotà, che è stato esattamente quello del principio della funzione dal punto di vista dei beni comuni. Io sostengo non solo la funzione, ma deve essere anche quello che è l'uso dal punto di sociale di un bene comune e di un bene pubblico. Proprio ieri stamattina, perché sono stato richiesto, ho pubblicato un pezzo su Quotidiano dei Contribuenti. Che cos'è il PIL?
Una delle questioni che sto sottolineando esattamente è che il PIL ormai è un qualcosa di obsoleto. E noi stiamo tentando di far capire che il PIL non è più fatto di servizi e di merci come scambio, ma ci sono degli elementi, sia dal punto di vista della metrica, sia dal punto di vista anche dei indicatori, che devono essere la istruzione, la salute, il reddito. Ma ce n'è uno che lo mutuo da Amartya Sen, che è quello dell'indicatore dello sviluppo umano. Perché se noi vogliamo rivedere esattamente questo rapporto di beni comuni, di beni sociali con l'economia, non possiamo non approfondire e avere questa correlazione fondamentale. Professore Mattei è stato ed è bravo a discutere e approfondire queste tematiche, oltre quello del diritto privato e del diritto diciamo commerciale. Per chiudere, io voglio portare due esempi personali. Uno del 1982, quando partecipai giovane al comitato di proposta del Parco dell'Etna, che realizzammo quello che è stato l'ente del Parco dell'Etna. Proprio lo scorso anno ho avuto modo di conoscere un disegno di legge presentato dal governo alla Regione Sicilia, che è quella di voler modificare quelle che sono le altimetrie del Parco dell'Etna. Quando noi facemmo l'ente del parco, non c'è un'altimetria, ci sono delle chiazze di tipo a pelle di leopardo per garantire soprattutto dei siti dal punto di vista naturalistico, botanico, eccetera. Scusa, siamo già lunghi. L'ultima è questa di qualche anno fa. Io qualche anno fa sono stato colpito da un ictus. E sa perché? Perché io quella notte partecipai ad una riunione che io non conoscevo, che ero a 300 metri dal sistema MUS a Niscemi. Quella notte le antenne americane li stavano programmando per provare quello che era successo, cioè quello, se funzionava il sistema delle antenne rototarie, delle antenne. Quella notte io mi sono sentito male, proprio qua, e dopodiché l'indomani io ho avuto ictus. Grazie. Grazie Nino. Ci sono altri interventi, prego? Sì. Domande più che interventi, così magari se riusciamo a rientrare nei tempi, magari. Grazie. Se si presenta prima, così. Sì. Ma prima di tutto voglio tranquillizzare tutti, non voglio spiegare niente a nessuno. Ho una domanda. Sono, ma veramente volevo restare anonimo. No, dunque, scherzo ovviamente. Sono Riccardo Strada e, come dire, mi occupo in maniera spuria di beni comuni, nel senso che sono direttore di un'area marina protetta da pochi giorni, ma mi occupo da molto tempo di questo settore. Quindi il mare, vabbè, poi vengo da una storia legata alle trasformazioni territoriali. Ma ho una domanda. Come dicevo, non voglio spiegare niente a nessuno. Ho una domanda che viene dalla mia esperienza operativa, e ho una domanda per voi, pura curiosità. Noi ci conosciamo oggi. La domanda è questa. Io ho tutta una serie di esperienze che ho portato avanti da quando io ero ragazzo.
adesso ho sentito tutta una serie di testimonianze di persone che hanno la mia età o giù di lì, tranne pochissimi esempi, che hanno portato avanti una lotta da quando erano ragazzi. Io mi chiedo, e forse è la domanda sbagliata, ma parlando dei comitati, del comitato Rodotà, che cosa pensate di fare per spiegare e per trascinare i ragazzi a comprendere questo argomento? Perché io mi ritrovo di fronte, lavorando nell'ambiente e lavorando per l'ambiente, anche se strutturato, anche se burocratizzato, mi trovo nella difficoltà ad avere una partecipazione, una comprensione da parte dei giovani. Ho finito, grazie. Grazie mille. Altre domande? Ok, poi magari risponde alla fine. Per la registrazione ha chiesto se la teoria dei beni comuni in Europa come si sta sviluppando. Giusto, ho capito bene. Attualmente a che punto siamo? Perfetto. Va bene. Altre domande? Sì? Ok, sì, prego. Comunque è stato chiesto se l'utilizzo delle mascherine è legittimo o meno, l'obbligo ad utilizzare le mascherine all'aperto è legittimo o meno, sintetizzando. E se è possibile per il cittadino opporre... Ok, ok. Perfetto. Ok, ok, grazie. Sì, un secondo. Ovviamente, sì, volevo chiedere al professore se è possibile pensare a istituti di democrazia diretta con referendum propositivi a livello anche locale, provinciale, che fissino la priorità nella realizzazione di un'opera pubblica che magari è stata trascurata dal potere politico, dal potere politico amministrativo, dalla burocrazia, cioè tanti intralci. Se è possibile, ecco, per esempio la costruzione di una strada che è importante o di una piazza che si considera importante, comunque il popolo può anche a livello provinciale può esprimere la propria volontà, la propria preferenza, e necessariamente una volta che c'è un esito, si verifica un esito positivo, e il potere politico, il potere amministrativo deve in qualche modo tenerne conto, perché il popolo si è espresso. Grazie. Grazie. Prego. Sì, se è veloce, sì, così ma ricordo. Ok. Se il bonus PC, visto che è obbligatoria la fibra, è legittimo questo obbligo. Ok. Grazie. Prego. Ok, un'altra domanda sul 5G. Ok. Ci sono altre domande? Allora, sì. E credo che poi il professore faccia un discorso unico per rispondere un po' a tutti. Però. Grazie Pietro. Penso che posso ridare la parola al professore. Tanti spunti interessanti, ovviamente le domande, poi la mia opinione vale quello che vale, nel senso è una delle tante. Sicuramente fatto che ci siano pochi, cioè prendersela con chi c'è perché ci sono pochi giovani, secondo me è sbagliato, nel senso un po' come quando il professore va a lezione e si arrabbia perché ci sono pochi studenti con quelli che ci sono, cioè quelli che ci sono siamo molto contenti che ci siano, dopodiché coinvolgere le persone più giovani richiede degli sforzi di linguaggio che sono molto complessi, molto difficili. Dipende molto dalle situazioni che si riescono a creare, francamente. A me è capitato parecchie volte di andare in scuole, in licei, dove quando mi invitano vado sempre, e devo dire che questi discorsi molto simili a quelli che ho fatto adesso sono comprensibili a dei ragazzi di 18, 20 anni, 22, non è che siano... Quindi io penso molto sia quando si cerca di fare un'organizzazione bisogna cercare di darsi da fare per spiegare ai ragazzi che è importante l'impegno civile, l'impegno culturale, l'impegno politico. Questo avviene, secondo me, con sì, certo, utilizzando altri linguaggi, ma neanche troppo. Secondo me utilizzi il linguaggio che hai. Il problema
è proprio, come dire, che una grande parte, diciamo, del processo di individualizzazione è molto riuscito in questi anni. È molto riuscito. Io, figliolo di quell'età, ma dei suoi amici, eccetera, tempo che viene trascorso su una, in relazioni di tipo mediate, diciamo così, dalla telefonia mobile è molto accentuato, è più difficile stanare le persone da una dimensione molto, molto, molto chiusa, quindi non saprei come dire a questo punto di vista. Io credo che noi abbiamo un dovere di cercare di preservare il mondo per le generazioni future. Le generazioni future hanno anche i loro strumenti, le loro strade, le loro organizzazioni. Non è che dobbiamo costruire noi un'organizzazione per i ragazzi. Ci sono i ragazzi che sono in grado di costruirsela, alcuni saranno interessati alle nostre battaglie, altri no. Io credo che l'idea di inserire i beni comuni e le generazioni future nel cuore del nostro diritto dei beni sia un'idea importante, forte, che utilizzare gli strumenti che ci sono, che sono degli strumenti della partecipazione diretta, della ricostruzione della democrazia, per migliorare il mondo intorno a noi, sia un messaggio importante da dare. E poi un ragazzo che si comincia a fare politica e fa una politica che è un po' più come dire, efficace, presente nelle dinamiche, di quanto non sia iscriversi a un partito, anche perché oggi al partito non ti puoi più iscrivere perché non ci sono più, poi capisce che magari l'impegno politico, l'impegno sociale è anche piacevole, anche divertente, anche organizzazione. Insomma, io sono in questo senso, sinceramente, sono abbastanza convinto che se le cose che i ragazzi capiscono le cose e avranno i loro strumenti per battersi, noi cerchiamo di coinvolgerli, non escludiamo mai nessuno, però se le persone non vengono non è un problema di chi c'è, è un problema di chi non c'è, secondo me questo è un po' io la vedo un po' così. Dopodiché è più bello quando ci sono dei ragazzi, su questo non c'è dubbio, e se si riescono ad organizzare delle cose magari di ecoalfabetizzazione, di far conoscere il territorio, tu hai un'opportunità straordinaria essendo direttore di un'area meravigliosa. Ecco, quello secondo me invece è molto importante, cercare di fare uno sforzo insieme per esempio anche favorire la visita di questi luoghi e magari metterci una dimensione un po' più politica, perché di solito quando i ragazzi vengono portati a vedere queste situazioni, appunto questi luoghi anche molto belli, queste oasi, queste cose, è sempre soltanto una dimensione di tipo un po' museale, un po' conservativa, no? Invece provare a far vedere come quello sia qualche cosa che c'è, perché qualcuno si è battuto perché ci sia e potrebbero essercene molti di più, e comunque i beni comuni sono anche una grammatica politica, sono anche una grammatica di lotta istituzionale, politica, eccetera. Secondo me dare quel tipo di dimensione lì a queste visite sarebbe una cosa di una certa importanza. Com'è la situazione nel mondo? Guarda, la situazione nel mondo è questa: le lotte per i beni comuni sono molto diffuse, ovviamente, una grammatica giuridica dei beni comuni è sostanzialmente inesistente dappertutto, il modello italiano ha un grosso impatto, nel senso che ci sono molte realtà, dalla Francia alla Spagna, in cui si sono fatte dei passi avanti sui beni comuni. Non è che in Italia non ci sia una legge sui beni comuni, non c'è una legge a livello di codice civile, ma ci sono decine e decine di comuni che hanno regolamenti per i beni comuni, la giurisprudenza applica ormai regolarmente la categoria dei beni comuni nel suo ragionamento, le lotte per le generazioni future vengono fatte in chiave di beni comuni in Olanda, in Oregon, in Francia e in tanti altri luoghi. E poi appunto quello che è importante fare, secondo me, è tradurre questa dimensione, che non è una dimensione giuridico-istituzionale, in una visione più complessiva, no? Qualcuno prima ha detto, ma in sostanza le battaglie che vengono fatte sono battaglie per la salute pubblica, no, in realtà certo c'è anche il pezzo delle battaglie per la salute pubblica, ma la salute pubblica segue un'organizzazione sociale rivista alla luce dei beni comuni. Non sono la differenza tra i beni comuni e le lotte politiche, come dire,
quelle che gli americani chiamano single issue, no? Quelli che si battono solo per le spazzature, o quelli che si battono solo per l'acqua, o quelli che si battono solo contro il 5G, o quelli che si battono solo su questo, solo su quello, che sono molto importanti perché le persone poi mettono la loro energia nelle battaglie in cui effettivamente credono. Con i beni comuni noi riusciamo e siamo riusciti, secondo me, in grande misura in questi anni a costruire una grammatica condivisa da tutte queste battaglie, cioè qualche cosa che tutte queste battaglie compongono insieme. E questo è molto importante, il pezzo dell'organizzazione, perché se si crea un'organizzazione a rete importante, stabile, un punto di riferimento, allora anche queste diverse battaglie settoriali si possono in qualche misura contaminare l'una con l'altra, ci può essere dell'importante, come dire, dell'importante costruzione di percorsi condivisi. La battaglia di Frossasco, per fare un esempio, adesso vi portando questo perché è quello che in questo momento sto seguendo di più e quindi mi coinvolge di più, ma ne sto seguendo tante altre, però la battaglia di Frossasco è una battaglia per i ragazzi, per la salute, per le generazioni future, per una scienza che non sia una scienza corrotta. Quanto importante è in questa fase qua? Quanto importante è in questa fase qua in cui siamo tenuti sotto scacco politico da dichiarazioni di scienziati o di pseudoscienziati che utilizzano i dati in maniera strumentale al potere? Quanto importante è questo? E poi dopo la questione della scuola. Pensa quante cose in una stessa battaglia, lo dicevo, non mi ricordo più a chi, su un caso come quello lì di Frossasco, tu ci puoi fare un corso intero di diritto privato, di diritto civile in un'università, ricchissimo, perché tocchi aspetti importantissimi dell'intera organizzazione giuridica, ma anche tocchi una serie di questioni che sono tutte collegate in quella partita lì. La scuola, i bambini, le generazioni future, la salute, il lavoro, la scienza, la libertà di espressione del pensiero, le menzogne, i politici che mentono, quante cose, no? Allora, tu parti da una questione e intorno a quella questione, proprio perché l'hai inquadrata in un quadro dei beni comuni, proprio perché discutiamo di beni comuni come accesso, come diffusione del potere, come trasparenza, come visione di lungo periodo, discutiamo di queste cose, no? Di costruire delle istituzioni che servano questa visione importante, alta, si è detto qualcuno, diceva prima, una visione alta di lungo periodo, ma quanto tempo è che non la si articola più? Quanto tempo è che non si sente un leader politico parlare di come dovrebbe essere il mondo fra 30 anni, fra 20 anni? O anche soltanto provare a fare uno sforzo di messa a sistema di fronte alle situazioni. Noi abbiamo, basta guardarsi intorno, avendo letto qualcosa, studiato qualcosa sui beni comuni, e tu vedi come oggi, uscito di qui, puoi impegnarti politicamente per qualcosa di importante di utile. Perché gli scempi territoriali sono dappertutto, perché gli abusi sono dappertutto, e perché l'abbandono è dappertutto. E noi non notiamo più niente. Ma se incominci a notarlo, perché i beni comuni sono prima di tutto devono essere scoperti, visti, fatti emergere. Aree intere della città che sono derelitte, abbandonate, potrebbero diventare bellissime. Eravamo a Messina, al Capo Faro, l'altro giorno, era una discarica, fino a poco tempo fa c'era il tiro al piccione. E adesso è diventato un luogo meraviglioso. Ma c'è questa terra... Voglio dire, ci sono pezzi interi di costa. Voglio dire, vogliamo parlare di Milazzo? Vogliamo parlare di Enrico Mattei che arrivava a portare il progresso e scempiando alcuni dei posti più belli del mondo, e adesso invece di dire ma guarda che qui ci dovrebbe essere un grande progetto di riconversione, di togliere dai piedi queste cose, cambiare l'economia, ripensare a tutto il sistema produttivo, anche con, no, i sindacati, con una, insomma, con una visione davvero importante, davvero alta, invece si fanno i tacù, no? Si mettono due cose così per risolverla più o meno, sempre soltanto nell'emergenza, cosa si fa oggi? Guardate che per esempio la questione dei diritti costituzionali, della costituzionalità, del mantenere un rispetto dell'ordinamento giuridico, al di là di tutto, ed evitare gli abusi della polizia, evitare gli abusi dei vigili urbani che ti danno le multe, che ti fanno tutte queste cose qui, ma è importantissimo perché un ordine
basato su dei principi, è un ordine condiviso, un ordine imposto con le minacce, con i ricatti, con le multe, col becerume, con le cose fatte valere perché così, crea solo divisione sociale, non crea affatto quel tipo di capacità di lavorare tutti insieme che si ha nel momento in cui diciamo siamo in una situazione drammatica in Italia, sì o no? Sì. C'è in corso una sperimentazione europea parlando di questa questione del 5G in Italia? Ma certamente sì, certamente sì. C'è un'attenzione, per esempio, la sperimentazione sui 5G, purtroppo è brutto dirlo, ma è fatta nel nostro paese. È fatta nel nostro paese molto, molto di più che altrove. Ed è fatta nel nostro paese molto, molto di più che altrove perché noi siamo un sistema economico relativamente più complesso, più avanzato rispetto al sistema che so io greco, che è già stato messo spianato con la crisi scorsa. Crisi scorsa che è spianata la Grecia, questa crisi qui, che cosa facciamo? Vabbè, proviamo intanto a fare una bella sperimentazione. Dove? Ma guarda, la facciamo in Germania? No. La facciamo in Francia? No. Dove la facciamo? In Italia. Perché? Perché siamo indebitati, perché siamo in una situazione, non abbiamo un minimo di autorevolezza nella discussione nelle sedi internazionali. Più corrotti, ma più ignorante, ma non è, cioè, la corruttibilità deriva molto spesso, guarda, a volte non c'è neanche bisogno di corromperla la classe politica, perché le persone che sono ignoranti si bevono la vulgata dominante e si sentono, come dire, inorgogliti del fatto di essere coinvolti in certi processi. Quindi c'è una questione molto seria di qualità della classe dirigente. Si parlava prima dei giovani e dei vecchi. Ma guardate che soltanto la generazione mia, sono un signore di mezza età, ho 60 anni, nella generazione mia il declino di classe dirigente nel nostro paese è spaventoso rispetto a quella di 10 anni di più di noi. Spaventoso. Cioè, non c'è più una classe dirigente politica capace in qualche misura di essere sufficientemente competente, sufficientemente articolata, sufficientemente esperta per essere presa sul serio. Si selezionano le classi dirigenti sulla base del fatto dell'affidabilità che ti danno a non essere critico di certi processi, perché sono decisioni totalmente prese altrove. Allora questo è un punto secondo me molto importante. In fondo, che cosa cerchiamo di fare come Comitato Rodotà? Cerchiamo di fare quella che chiamiamo l'ecoalfabetizzazione, no? Cerchiamo di rendere le persone il più possibile consapevoli di problemi che ci sono, ma anche di possibilità di risolverli, di un'esigenza, di un'esistenza, di una visione alternativa possibile, non estrema, non eccessiva, non utopistica, non, come dire, in attesa di chissà che magari, mi piacerebbe anche a me che poi ci fosse anche il palazzo d'inverno che cade, figurati, sono un vecchio compagno pure io, però non è questo il punto. Il punto è, esiste un modo di fare politica oggi, di impegnarsi politicamente oggi, cioè di essere cittadino, perché l'impegno politico è cittadinanza, di essere cittadinanza che sia qualcosa di diverso da semplicemente lamentarsi, no? Allora, costruire per esempio dei legami stabili, raccogliere dei quattrini, fare delle battaglie serie, portare avanti degli studi, operare una comunicazione differente, insomma mettere a sistema tutto quello che si può fare insieme, cioè ricostruire degli spazi di insiemità, rimparare a stare insieme, in qualche misura a essere delle soggettività politiche. Sì. È quello che sto cercando di dire, è quello che ho cercato di dire. Ci vuole un orizzonte che può essere l'orizzonte che c'hai tu, che è il sole dell'avvenire, o può essere un orizzonte di un altro che pensa che quella roba lì non gli interessa più ed è semplicemente anche soltanto quello di dire, guarda, un orizzonte più minimale, che è quello di evitare che i miei figli vengano fritti da delle mentre vanno a scuola. Dopodiché vediamo, magari questa roba porterà qualcosa in più, magari no, ma magari intanto nel frattempo evitiamo qualche centinaia di migliaia di morti di cancro, ho finito, sì, no, c'era la questione del buono PC, non ti so dire, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è questa, che nel momento in cui si entra nell'infosfera,
si entra in un mondo di rapporti di fatto, ok? Questi rapporti di fatto sono dei rapporti per cui tu sei debole e chi ti vende il computer, i programmi, la cosa è forte. Quindi che ce lo metto o meno l'obbligo della fibra al governo per regalarti il computer, francamente non cambia proprio niente. Per cui pigliati il computer se te lo regalano, stai sereno, perché tanto una volta che lo accendi, in quel momento che l'hai acceso, già hai dato via qualunque tuo diritto dal punto di vista del tuo, della tua agibilità, diciamo, dal punto di vista della privacy ed altro. Quindi c'è, cioè, l'alternativa, vai a vivere in un bosco. Quindi il computer, secondo me, ha senso usarlo, sapendo perfettamente che alcune cose al computer è meglio non farle, perché le lasci per sempre alla pubblica registrazione, dopodiché ti comporti sapendo di avere con te una spia, come tutti abbiamo. Tu sai di essere sempre in compagnia di una spia, che cerca di capire quanti soldi hai per portarteli via, che cerca di capire quali persone frequenti per vedere se per caso sei pericoloso, non si può metterti un po' nei guai con la giustizia, che cerca di fare queste cose qua. Ma lo sappiamo, è che funziona così. E se fai azione politica, cioè se fai una se militi nella tua vita, ti accorgerai di una cosa, che avrai sempre dei guai. Sempre dei guai. Riceverai delle raccomandate, avrai degli avvisi di garanzia, verrai condannato, ti verranno fatte delle cose, resisterai, alcune ti vanno bene, altre ti vanno male, però sai che ti metti per una strada, che non è una strada di dire, vabbè, se sai cosa, io voglio starmene tranquillo. Se tu ti metti a fare politica in modo trasformativo, cioè una politica che trasforma, certo che se la politica è far carriera, no, ma se tu, la tua politica non è far carriera, ma la tua politica è cambiare il mondo in una direzione più desiderabile, sappi che ti metterai nei guai, è meglio dirlo subito. Ti metterai nei guai in modi sopportabili, se sei fortunato, in modi più insopportabili di altri, se sei sfortunato, ci sono casi in giro terribili, ma in qualche modo però saprai anche in funzione di quanto ti sei messo dei guai, quanto sei effettivamente capace di incidere sui processi. Perché guardate che passare tutto il tempo semplicemente a proteggersi la pellaccia, cioè smettere di vivere per non morire, che è quello che ci viene proposto oggi come discorso dominante, ok? Non morire, questo è il valore, no? Il valore centrale del mondo occidentale ricco e grasso in termini di pandemia. Il valore fondamentale è non morire. Allora, se il valore fondamentale fosse stato non morire nel 43, 44 e 45, noi ci avremmo ancora adesso quelli che non erano morti. Non avremmo cambiato il mondo, non avremmo fatto la Costituzione, non avremmo costruito alcun valore, perché vivere è qualcosa di diverso da non morire. È meglio vivere, secondo me. Grazie mille al professore Mattei. Io volevo dire due paroline conclusive. Volevo intanto un attimo dire qualcosa sull'inquinamento elettromagnetico. Diciamo che questo caso della causa di Frossasco è stato, secondo me, un pretesto. È stato un pretesto per cercare di riaffermare il principio di precauzione, che, se non mi sbaglio, mi correggerà il professore Mattei, è parte del trattato, del regolamento dell'Unione Europea. È così. Quindi noi stiamo semplicemente cercando di fare rispettare un principio. Per esempio, a Messina, la prima sessione alla quale ho partecipato io, che è stata tutta dedicata al patrimonio naturale, dove c'erano apicoltori, agricoltori, si è parlato anche di altro tipo inquinamento, dell'inquinamento del suolo e della qualità del cibo che noi mangiamo, del cibo bene comune, perché noi siamo facendo anche una grande battaglia sul cibo bene comune. E anche in quel caso vale, per esempio, il principio di precauzione. Infatti la manifestazione che abbiamo fatto a Palermo giorno 7 non era contro il 5G, ma era per riaffermare il principio di precauzione, e tra le adesioni abbiamo avuto parecchie associazioni contadine,
tra le quali altra agricoltura, che è una quindi è un principio che noi vogliamo fare rispettare. Questo lo voglio dire, perché il professore Mattei l'ha ripetuto 100 volte, non è che noi ce l'abbiamo col 5G, noi vogliamo che sì, ce la possiamo pure avere, io personalmente sono contraria, però non è la questione il 5G, è il fatto che tu mi devi dimostrare che questa tecnologia non è nociva, e non lo puoi dimostrare dopo che ha già fatto dei danni. Dopodiché, come ha detto il professore Mattei, noi ci dobbiamo organizzare per realizzare tutti gli obiettivi del Comitato Rodotà, che dal mio punto di vista è il progetto più grande, perché coniuga Costituzione e ambiente, e quindi dobbiamo rafforzare l'organizzazione sul territorio, aderire al Comitato e diventare una forza. Per esempio, l'ultima volta che è venuto il professore a Catania, e noi abbiamo impostato tutta la sua presenza sui regolamenti comunali. Noi dovremmo, per esempio, in ogni città, in ogni comune dove siamo presenti, presentare il regolamento, far approvare i regolamenti comunali, fare i patti per la gestione condivisa dei beni comuni. Ragazzi, il lavoro è tanto, per questo vi chiedo, aderite al Comitato Rodotà, facciamo massa, lavoriamo insieme per questi beni comuni, per i quali credo e siamo tutti d'accordo che vanno salvaguardati. Perché, rispondendo a Sesto, siamo per una per un cambiamento del capitalismo estrattivo. Ecco, vogliamo fare una rivoluzione in senso generativo, perché prima c'erano pochi, tanti beni comuni e poco capitale, ora ci siamo ritrovati con tanto capitale e i beni comuni ci stanno scivolando dalle mani, li stiamo perdendo. Dobbiamo unirci, voi potete aderire attraverso il sito generazionifuture.org, penso che siate tutti nella nostra mailing list, ricevete le comunicazioni, incontriamoci al più presto in un'assemblea per costituire questo comitato interprovinciale Catania-Enna. Insomma, non perdiamoci di vista, vi abbraccio tutti. E vi ringrazio ancora tutti, e il professore Mattei sarà stanchissimo. Grazie. Buona serata.